Amici sportivi, buonasera, bentrovati. 33esima puntata della Domenica Azzurra con il commento a questa domenica infausta. Sicuramente il pareggio beffa tra Napoli e Roma, che è un po' il manifesto della stagione tra errori in attacco, errori in difesa e anche un pizzico di sfortuna. Parleremo molto del futuro, ovviamente con questo trittico Conte Pioli Gasperini più avanti degli altri per quanto riguarda la panchina del Napoli, e ovviamente aspettiamo le vostre opinioni sul pareggio di oggi, sull'obiettivo che resta al Napoli, se resta un obiettivo. In questo momento il Napoli no, visto che la Fiorentina vince col Sassuolo, quindi fuori dall'Europa, e poi ovviamente la vostra opinione sul nuovo allenatore, sulla prestazione di oggi. 342-872-5223 WhatsApp, che vedete anche in sovraimpressione, già arrivano alcuni messaggi, ne parliamo insieme a un parterre sempre molto importante. Nando Ursio, opinionista Sky, ciao, ex allenatore, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti. Firma storica della Gazzetta dello Sport, Gaetano Imparato, buonasera. Buonasera, bentrovati a tutti. Ex azzurro, difensore, talent scout, Fabiano Santacroce, ciao Fabiano. Buonasera, buonasera a tutti. E grazie per essere con noi. Non so se Nando ha notato l'omaggio che ti hanno fatto, hanno messo vicino a Maradona, alle spalle c'è lui. Sono onorato. Vabbè, non dico altro, non parliamo d'altro, perché noi dovremmo anche riprenderci in qualche modo, Nando, quindi perciò riparliamo del gol segnato alla Lazio con Nando, che va, come detto l'altra volta, che va nella rete, come si dice a Roma? Un pesciolino. Ah, un pesciolino. Però insomma, il grande Maradona, Napoli che ha pareggiato con la Roma. Non è sempre così a Napoli, spero che questo sia un anno maledetto. Non è che hai subito un pallonetto da Sarnatale, esatto, da Maradona, voglio dire, insomma, quindi chiunque avrebbe subito, anche il migliore portiere della storia del calcio. Detto questo e battute a parte, siamo, come dire, tra lo sconcertato, il disilluso, l'uso, ma anche la delusione per questo pareggio del Napoli con la Roma. Subito la prima slide, abbiamo così definita, che ringraziamo Peppe Andrita per la slide, pareggio beffardo, perché stavolta la risposta c'è stata, il Napoli meritava di vincere, ma non c'è riuscito neanche in questa occasione, Nando. Sì, 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 bisogna dire che il Napoli ci ha provato in tutti i modi, ha avuto la reazione anche di ribaltare la situazione, poi dopo al 90esimo una svista, ma in generale è un Napoli diverso, un Napoli forse che nessuno si aspettava, forse nessuno si aspettava una Roma così dimessa, però una Roma così dimessa l'ha fatta diventare così Napoli, che secondo me ha fatto una partita di grande sostanza, soprattutto nel secondo tempo, ha avuto una grande reazione, però purtroppo, dare, come ti ho detto prima, secondo me la fotografia del Napoli è proprio il secondo gol preso al 90esimo, la fotografia della stagione del Napoli si può riassumere nel gol preso al 90esimo, perché tante cose, Calzona che cambia al 90esimo, mette un difensore, un calcio d'angolo, così è il gol, quando tutti pensavano che il Napoli forse la partita l'avrebbe portata in porto, però questo è, e quindi vediamo la prossima. C'è sfortuna o più errori per te, Gaetano, in questo pareggio di oggi con la Roma? A me, secondo, né sfortuna né errori, è semplicemente il Napoli che non ha fatto pena, non ha fatto il fantasma come ha fatto Empoli, e quindi è un Napoli malato che si è ripresentato dopo essere stato in pronto soccorso a Catellani, nell'ottica di quei risultati che secondo me sono proprio inammissibili, quello di Empoli. Quindi è venuto un Napoli fuori che qualcosina ha fatto, il ritiro, le cose. Sfortuna no, si è meritato anche i due gol che ha preso. Calzona dice tante cose in sala stampa, ma ancora con Jesus che procura un rigore assurdo, inutile, e siamo punti da capo e vai sotto. In attacco lo stesso, il Napoli ha usato, ha sfiorato tante volte il gol, ma con un attacco disordinato, Caracelli, Osimhen, sì, però il resto non gira. E altre cose che riguardano anche, sul, come diceva giustamente Nando, il gol subito, come insegnate, poi ne parlerete meglio voi, addetto ai lavori, non si fa mai il cambio, e con poco prima di un calcio d'angolo, per spesso con un difensore, tra l'altro metti uno alto e non marchi a uomo. Se voi vedevate come marcava la Roma il Napoli, il vario Osimhen, ha messo uno fisso su Osimhen per tutti i 180 minuti della partita, non neanche sul calcio d'angolo, quello che poi ha procurato il pareggio. Siamo andati a marcare uomo uomo, sì, sempre questa questione della marcatura zona, è meglio la marcatura zona. E quindi sono, hai detto benissimo, è la fotografia di un anno, quindi né sfortuna né altro, è soltanto l'amara continuità di un'annata da buttare. Manifesto una stagione anche un po' maledetta, oltre che sfortunata, sicuramente sbagliata. Fabiano Santacroce, resta la beffa per questo pareggio, il Napoli stavolta meritava di vincere.
Però restano i limiti di una squadra che costruisce molto e segna poco rispetto a quanto costruisce, ma soprattutto subisce sempre gol. È la 13ª partita consecutiva e con un gol subito, in questo caso due. No, ci sono grossi limiti, ma già si era visto a inizio dell'anno, quindi l'andazzo è, ahimè, rimasto quello. Nonostante prendiamo il buono, è stata una partita viva e sicuramente anche chi era allo stadio è riuscito a divertirsi e non magari ad annoiarsi come ad Empoli. Beh, le facce finali erano deluse, chiaramente. È un po' di delusione, quella sempre. Neanche quando questa non vediamo volta abbiamo vinto. Quello è così, 2 punti in ultime 3 partite, secondo 2-2 consecutivo, rendimento interno pessimo del Napoli. Io vedrei subito, se possibile, il borsino azzurro, così parliamo dei singoli, poi tanto spazio al futuro del Napoli, all'analisi di questo organico anche, perché per noi salgono questi 3 calciatori, Osimhen, Oliveira e Kvaratskhelia, scendono Juan Jesus, Anguissa e Calzona. Motiviamo rapidamente Osimhen, che devo dire poche volte ha fatto prendere un pallone a Ndicka, ha giocato una grande partita, forse un po' divorato il gol sull'1-1. Oliveira per la spinta, per la voglia di crederci, eccetera, e Kvaratskhelia, seppur confusionario, seppur individualista, però ha creato qualcosa, rigore compreso. Chi scende? Jesus per il rigore, credo, goffo che ha procurato, Anguissa, una prestazione oltre per il gol sbagliato, abbastanza appannata, e poi Calzona per i cambi. Nando, sei d'accordo? Sì, sì. Cambi, gestione, formazione, dichiarazioni. Sono d'accordo con chi sale e chi scende, perché poi dopo in generale sono quelli là i giocatori, ma io stavo pensando una cosa, no? Cioè, stiamo commentando una partita, una singola partita, ma in generale il Napoli queste partite che cosa doveva fare? Doveva vincerle e basta, poi giocare bene, giocare male, ci interessa poco, perché poi dopo il cammino del Napoli quest'anno è stato questo. Purtroppo non ha dato mai la fiducia, non ha mai dato l'opportunità di avere... Tanto, scusami Nando, vediamo la classifica. Sì, la classifica. Cioè... La Fiorentina in questo momento in realtà è 8ª, il Napoli 9º. Vince 1-0 con Sassuolo alla fine del primo tempo, perché la Fiorentina, ricordiamo, deve recuperare come l'Atalanta una partita, quindi in teoria è fuori, più avanti del Napoli, è fuori anche dalla coppa, è fuori dalle coppe. Guarda, io ti posso dire una cosa, adesso voglio fare una provocazione, io non so se potrebbe essere un bene, cioè ricominciare assolutamente tutto da capo con un nuovo allenatore, non so chi sia, chi sarà, chi vuole essere, dopo ne parleremo, certo. Perché anche ricominciare da una coppa vuol dire avere un organico che ti deve dare l'opportunità di avere la domenica e il giovedì. Io invece, a malincuore e con grande dispiacere, dico perché no non ricominciare, no? Con un nuovo progetto, con un nuovo allenatore. Ovviamente l'ossatura di questa squadra già c'è, perché indubbiamente. Però almeno ci si prova in un altro modo. Perché allora, sennò deve essere un buon motivo per passare un anno intero a dire, soprattutto gli sviolinatori, vabbè, senza la Coppa saremo i candidati numero uno alla vittoria dello scudetto, la Juventus quest'anno, avete visto, non l'ha fatto, è arrivata lì, però sono scarsi, noi siamo più forti. Beh, senza le Coppa 12-13 campionati, solo la Juventus di Conte ha vinto lo scudetto senza partecipare, sì, Coppa, sì, no? Sì, non sì, è proprio sempre un vantaggio, specie per il Napoli, che non è il Real Madrid che riparte, no? Vedremo pure come la rinforza sta credo, squadra, però anche delle insidie comunque ricominciare senza le coppe, perché non puoi far girare tanti giocatori, quindi vai a creare anche degli scontenti in più, e magari in un gruppo nuovo, come si può immaginare. Ma non metti la terza squadra, può essere. Fabiano, hai ragione tu sul fatto che anche tanti giocatori che non fanno le coppe ti dicono no, io non vengo. Ecco, cioè, l'attrattiva, questo sto per dire, Nando, l'attrattiva è un'attrattiva in più, in meno. Però l'attrattiva è il Napoli, cioè è il Napoli che l'anno scorso ha vinto uno scudetto, quindi vuol dire che non è un Bologna che dici vai a fare le coppe, perché tanto sai che bene o male il target del Bologna è quello. Sì, sì. Il Napoli, anche se non fa le coppe un anno, e ci può stare, un'annata storta, cioè, però dice è il Napoli, facciamola, a parte che poi bisogna dire con che allenatore ti presenti. Ti presenti con quello di secondo piano, c'è ancora meno appeal, no? Se chiaro, ti presenti con un allenatore importante, è attrattiva in sé. Però restiamo sulla partita. Gaetano, chi scende, sei d'accordo? Juan Jesus, sì, assolutamente, ma anche sì. Osimhen tra i migliori, anche Kvaratskhelia, che tu hai spesso criticato. Sì, io Kvaratskhelia l'ho spesso criticato, ma soprattutto perché insomma era un po' egoista. Oggi in questa barca ammuinata, come usiamo dire spesso anche noi a Napoli, cioè fa quel che può, ha dei guizzi egoistici, cerca di darsi da fare. Non è il Kvaratskhelia
quella perfetta, non è una fase offensiva ordinata come l'abbiamo vista l'anno scorso, come si potrebbe immaginare con un altro tipo di gioco, però in questo periodo di campionato, dopo quello che è successo, diciamo che tutto sommato la fase offensiva è andata bene. Il problema è sempre quello, la fase difensiva e la difesa, e Isus che ne fa una, due a puntata, e quindi si parte sempre con un handicap, e non è cosa da poco. Due calci d'angolo mi sembra da Roma, quasi due gol. Fabiano, sul gol finale ti sei già espresso, su chi scende, chi sale, Juan Jesus in particolare, non vogliamo gettare la croce addosso a un ragazzo che è un professionista, tra l'altro anche dei leader dello spogliatoio, però obiettivamente è un rigore che non... Sì, un errore, banale, una... La si accompagna, correggimi sì. Se sbaglio, si accompagna. Sì, non si rischia di prendere il pallone, è stato bravo anche l'attaccante ad anticipare Juan Jesus, però di solito in area si sta più prudenti. Forse l'unico, ho dei dubbi su Anguissa, perché ha fatto una partita alternando cose molto belle e cose poi magari sbagliate. E chi non ti è piaciuto allora, oltre a Juan Jesus? Sì, Juan Jesus tra quelli che non ti sono piaciuti. No, per me Juan Jesus è come avete scritto voi, chi è che era l'altro? Calzona, oltre anche sa. Calzona. Calzona, ma per quel cambio lì, perché poi attira anche una certa simpatia nei miei confronti, perché ha preso una squadra comunque molto difficile. Per carità. Ci piange il cuore nel criticarlo. È riuscito veramente anche a dare un senso, perché veramente avevamo perso completamente il senso del gioco. Però ha fatto quel cambio lì che... Allora, analizziamo il cambio, Ostigar Traoré. Finora Calzone ha sempre fatto cambi uomo per uomo, cioè ruolo per ruolo, come in effetti ha fatto anche questa sera prima di Ostigar, cioè Ngong per Politano e Raspadori per Kvaratskhelia. Sa che la Roma è forte nel gioco aereo, c'è il calcio d'angolo, fa uscire Traoré e fa entrare Ostigard. Scelta giusta in assoluto, poi andiamo nello specifico delle dinamiche di spogliatoio e di difesa, Fabiano. Allora, cambiare in questa maniera così veloce, cioè non ti dà neanche il tempo di dare impostazioni al difensore che entra, e il difensore che entra, quando entra, non sa neanche a chi dire, perché poi non è solo che lo deve sapere chi entra. Poi quello che entra deve spostare anche le dinamiche che ci sono dentro al campo. Nella marcatura zona. Cioè mi stai dicendo che Ostergaard è entrato, a parte sul calcio d'angolo si dice, no Nando? È entrato, è entrato perché è alto, perché è un difensore. Che forza di testa. Perché lui ha pensato, dice metto un giocatore più alto perché la Roma porta tanto. In una zona dove non c'erano gli altri avversari. Però aspetta, però quello che ti voglio dire, giovedì la Roma ha fatto gol, cross sul primo palo. Sì. Quindi la Roma li batte i cross sul primo palo. No, ma Calzone ha anche detto, scusa, proprio a Sky, ha detto lo sapevamo che la Roma va a concludere, va a spizzare i testi sul primo palo, lo sapevamo, abbiamo sbagliato. Lo so, abbiamo sbagliato, però tu allenatore hai messo Ostigard che era lì e non è riuscito a prendere la palla. No, a me la cosa è, cioè, tanto si sa, i calciatori di solito nelle squadre che sono bravi a colpire di testa, certo, possono essere due, massimo tre che ci sono. E a questo punto, se verso la fine metti uno come Ostigard che salta, che è un difensore, a marcare uno di quelli, quello che fa la non spizzata, a zona, tu dici? Non a zona, no. Ma uno che entra anche perché, scusa, sì, ti dico una cosa: hai visto quando fanno i cambi? C'è sta l'allenatore in seconda che c'ha un blocco notes con 50 pagine, cioè secondo me te devono fare un bel mazzo per scrivere 50 pagine di cose prima di fare. Sì. E poi sfoglia sta pagina, cioè entra Ostigard e che gli dici? Perché se tu marchi a uomo ti dico guarda, oppure se marca entri, Abraham, se entri a un quarto d'ora dalla fine, entra lì, ti posizioni lì perché esce quello, mi raccomando, queste sono cose che si... Ma quando entra così a freddo, così, ti metti lì, mi metto lì, perdi un po' di riferimenti, per questo dico... questo volevo dire entrambi, di come di campo, allenatore, perdi un po' di riferimenti. Cioè, quando entra Ostigard, a parte il discorso che in genere, correggendomi se sbaglio, mai si cambia su un calcio d'angolo, capito anche con Napoli Gattuso, e anche in quel caso il Napoli subì un gol, ma Ostigard che entra, il Napoli marca zona, disorienta anche la difesa, cioè i propri compagni. E chi sta dentro, perché se io sono difensore mi ritrovo, cioè, perdo uno vicino... attimo di frazione, perché c'è Ostigard, quindi io sto più a destra. Certo, va a creare sicuramente... più complessi. Perché poi c'è Traoré, che secondo me Traoré non è uno che non va a saltare. Non stava dentro, no? Non va a saltare Traoré, quindi non prendi il posto di Traoré, vai lì al posto suo. Quindi, però... Sì, è stato... Però una riflessione di fondo la vogliamo fare, proprio da me che non ho mai giocato, cioè ho giocato con gli amici e voi invece avete quel curriculum che avete.
Ma in una situazione del genere, guardando anche le altre squadre, guardando come marcano il Napoli, guardando anche le altre partite, ripeto, 180 minuti Osimhen uno addosso a mordere, a pigliarla, a tenerla, a trattenerla, a qualsiasi va in area, qualsiasi avversario va in area di rigore, qualsiasi altra squadra, i difensori, anche in Inghilterra, in Premier League, non ci sta uno che non si trova uno addosso, due addosso, tre addosso, eppure marca una zona, marca una U. Ma con i chiari di luna che hai in classifica e con questa fase difensiva da pulcinella che c'hai, ma vuoi operare in maniera diversa o almeno sui calci d'angolo e non durante la partita? Poi tra l'altro è mai possibile che Osimhen, che Jesus deve essere lui sempre fisso in mezzo? È vero che Nathan ha giocato male a Empoli in una zona a sinistra dove gli arrivavano in coppia, ma perché non lo provi centrale? Forse no con la Roma in un'altra occasione, ma è mai possibile? Non riesce a fare un capo. Oggi l'unica cosa buona che ha fatto, ha pigliato per le orecchie dall'infermeria forzando Olivera e ha fatto la partita che ha fatto, si è sistemato sulla sua fascia perché Olivera non fa passare. Se c'era Mario lui, stavamo a parlare di tutt'altra gara. La fase difensiva è una cosa ridicola e non riesco a capire perché neanche in queste situazioni si riesca a mordere l'avversario. Abbiamo uno per intervenire. Uno. Infatti il discorso di Grinta. Il discorso soprattutto per quanto riguarda la marcatura, cioè questa è una pecca che si vede da inizio dell'anno, quindi non è che è accaduto solo le ultime 3-4 partite, cioè noi sappiamo che c'è un problema e la squadra non è capace, a zona non sta funzionando, non funziona, abbiamo preso troppi gol, quindi metti due uomini a marcare, metti tre uomini a marcare, Spalletti le persone più importanti, Falmisto. Allora c'è un'altra slide in questo senso, orgoglio ed orrore, non so, ecco, sempre perfetti, perché poi Nando, alla fine il Napoli, ritiro di un giorno dopo il ritiro minacciato la scorsa stagione, le durissime parole di Calzona di venerdì, molto forti, anche abbastanza gravi, non c'è voglia di difendere, questa squadra si perde eccetera eccetera. Il Napoli l'orgoglio l'ha cacciato. No, ma cioè stiamo parlando così, stiamo criticando perché secondo me c'è una rabbia. No, perché infatti, una partita così, certo. No, l'avevi portata cioè, a casa. La risposta c'è stata. L'avevi portata a casa. Cioè, non è che la squadra. C'è stato il gioco, c'è tanta anche l'aggressività. Esatto. Non è che la squadra dici, vabbè, ha finito il campionato. No, perché quando fai una partita così, avessero fatto 6 o 7 partite di questo genere qua, secondo me il Napoli avrebbe avuto 10 punti in più. Quindi vuol dire che la reazione c'è stata. Dispiace prendere questi tipi di gol quando hai fatto una partita così, quando hai faticato tanto e quando hai vinto. Poi stai vincendo contro una squadra che in questo momento è una forte delle anche in forma. Capito? Sì. Gaetano, orgoglio ed orrori. Gli orrori sono secondo te quelli più decisivi, difensivi o anche offensivi? Perché ricordiamo che il Napoli ha sbagliato molti gol oggi. Sì, ha sbagliato molti gol, sono d'accordo. Però l'orrore difensivo è sotto 1-0 e là ti casca il mondo addosso perché stavi cercando di elaborare. Io ho una mia tesi e la dico da sempre. Il grande problema del Napoli è stato uno solo: il fatto che ha avuto una fase difensiva e una difesa ridicola. Adesso siamo ai nodi che vengono al pettine, nella fase finale del campionato. Ma questo virus che noi non abbiamo visto prima, l'abbiamo visto adesso, lampante, mettendoci dentro anche i giocatori svogliati o no, è quello che ha condizionato tutta l'annata. Anche quando c'era Garcia, hanno fatto bene a esonerarlo, ma Garcia ha 3.000 alibi perché faceva chiaramente capire che questi problemi già c'erano in fase difensiva. E lo stesso anche dopo Mazzarri, secondo me è quello che ha capito più di tutti. Non sono un apologo di Mazzarri, doveva arrivare l'operazione economica, hanno preso Mazzarri, vabbè, avrei preso Wenger, avrei preso Van Gaal, chi sarebbe inventato? E poi parliamo non di voglio essere carnavale, però Mazzarri aveva capito che questa squadra aveva bisogno della riequilibratura. Quindi il problema principe di tutta l'annata è questo: siamo diventati borghesi, qualcuno diceva no, il 4-3-3, 3-3-3, 5-5 e via discorrendo, invece bisognava di più pararsi il fondo schiena e anche oggi è successo così, non ci siamo parati il fondo schiena, buona prova vanificata dalle cavolate. Nando, non sei d'accordo? Mi sembra di capire. No, non sono d'accordo con Gaetano sul fatto era giusto mandare via Garcia, secondo me non era giusto per niente. Secondo me se Garcia lo facevano lavorare con tranquillità, hai ragione. Me, posso dire, secondo me c'era un Napoli differente, perché poi dopo sei stato costretto ad andare a prendere un allenatore, col tutto il rispetto di Mazzarri, che forse non dico adatto, però non era abituato a questo tipo di pressione, nonostante conoscesse la mente. Certo. Poi dopo hai cambiato ancora con un altro allenatore che inesperto è stato, al 100%, esatto, capito? Quindi sei dovuto andare su due scelte dove secondo me sono state sbagliate tutte e due. E la cosa più giusta secondo me era prima della partita con l'Empoli, perché secondo me la partita con l'Empoli Garcia
ha fatto la formazione apposta, cioè per far sì. Perché a dispetto non ce la faceva più, ma non che non ce la faceva più tecnicamente, non ce la faceva più l'ambiente. Ricordiamo, no, voglio dire, io sono d'accordo con te che non sarebbe dovuto, non dovevano esonerarlo. Anzi, quando arrivò, ho vissuto a Roma 30 anni, sei a Roma, sai anche come bene ha fatto, non è stata una scelta folle. Quando però dico che hanno fatto bene esonerarlo, perché è arrivato lui a un punto di esasperazione nei rapporti e lì lui ha sbagliato, perché una venatura nel suo comportamento, il suo approccio caratteriale con la squadra e soprattutto con alcuni collaboratori. Beh, ricordiamo, era arrivato a una rottura, non si poteva guadagnare più. Ha detto, tutto che, qui. Ha detto che insomma ha litigato con Garcia, avrebbe voluto cacciarlo prima. Fabiano, tornando a orgoglio ed orrori, l'orgoglio c'è stato. Un po' tutti, anche i tifosi, ricordiamo, hanno fatto 15 minuti nel primo e anche nel secondo tempo di sciopero allo stadio, non tutti abbonati, perché io ero allo stadio, credo ci fossero 30.000 circa spettatori. Detto questo, volevano tutti, Calzona anche, una prova d'orgoglio c'è stata, almeno questa. C'è stata assolutamente, no? E, ragazzi, l'impegno si è visto e si è ma anche qualcosa tutto. In più, l'atteggiamento sì, giusto sì, stavolta. Sì. No, ma la squadra mi è piaciuta, si sono sbagliati, ahimè, tanti gol, tante ecco, occasioni. Ecco, allora ho pensato più il gol sbagliato e i gol subiti. I gol subiti ti tagliano le gambe. Però se fai gol se fai gol prima parli di un'altra partita. Dai, su. Cioè, lo vai a dire a un difensore, a un portiere, quali sono errori maggiori? Ma scusa, imparato era un trequartista. Però voglio dire una cosa: se uno sbaglia 6 gol in una partita e poi dopo fare una palla, io sbaglio una volta, la colpa è mia, e no. Cioè c'è una via di mezzo, no? Sono stati Osimhen, è stato due volte davanti al portiere, Anguissa, una ragazzi, dove se l'è portata troppo larga, Anguissa, cioè di occasioni lo stesso Jesus. ce ne sono state anche lo botte, tante, quindi, ma al stesso poi qua, noi siamo felici perché finalmente abbiamo rivisto una squadra che crea. Ovviamente il dispiacere è che oggi non hai subito magari come subivi nelle altre partite, hai subito poco, ma hai preso comunque. Mi pare che le statistiche parlano di 27 tiri del Napoli, non tutti tra i pali, ovviamente 10 della Roma. La Roma penso che abbia dato 3 volte in porta, compreso il rigore e 2 gol. Ma poi ha fatto 2 gol anche casuali, perché il primo autorete, il secondo rigore. Ah, il Napoli dice no, dice che la Roma, cioè, ha tirato poco e ha segnato. Cioè, nelle azioni che ha costruito bene non ha fatto gol. Sì, vero. Nelle due azioni poi il rigore. Dice tu la prendi con Juan Jesus, ma se io fossi De Rossi a Renato Sanchez e meno dentro gli spogliatoi. Ah, certo, ha fatto rigore ridicolo. Sì, come si fa fuori? Cioè, capisco più quello di Juan Jesus che quello di Renato Sanchez. È ancora più da schiaffi. Allora dobbiamo fermarci per un pizzico di pubblicità. Tra un po' con noi anche Enrico Fedeli. I vostri messaggi già tanti al 342-872-5223. Tra l'altro parliamo molto tra poco di futuro. Conte, Gasperini, Pioli in vantaggio sugli altri. Chi prendereste? Chiedo scusa. E poi ovviamente parliamo anche del futuro dei giocatori. L'obiettivo del Napoli a questo punto qual è, ragazzi? La Conference è giusto farla, è giusto provare a qualificarsi per la Conference League. Pochi istanti e torniamo. Eccoci tornati, sempre in diretta a Domenica Azzurro. I vostri messaggi al 342-872-5223. Abbiamo già risposto a Mario Danola, una domanda per lo studio: che ne pensate del cambio Ostigar Traoré? Un saluto a tutti. Quindi Orsi allenatore, Santa Croce ex calciatore, anche allenatore di giovanissimi, non l'avrebbero fatto, mi sembra di capire. Beh, insomma, avrei aspettato almeno alla fine del calcio d'angolo per poi vedere. Non so Calzona che ha detto gol, l'abbiamo preso lo stesso. Insomma. No, l'avessi fatto, l'avrei fatto con la marcatura uomo. Ecco. Cioè, se metti Ostigar, vai su Ebram. Perché poi per stiamo dire. Parlando di un marcatore, cioè Ostigar nasce proprio là. Cioè, è perfetto proprio per fare quello. Cioè, avresti fatto dicendo vai su Ebram, vai su Dica, vai su Cristante. È normale, per forza. E anche questo amico scrive, cambio di Ostigar per Traoré inspiegabile, soprattutto subito prima di un calcio piazzato. Ci ha raggiunti Enrico Fedele. Direttore, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, il buono e il cattivo di oggi, e poi parliamo di futuro, ma anche di questi cambi di Calzona. Cosa ha visto di buono, chi ha visto di buono in questa domenica e cosa in particolare secondo lei invece è andata male? Ho visto una squadra che praticamente meritava vincere la partita. Certamente migliore di quella vista ad Empoli, in senso assoluto. Con una Rometta, ripeto, Rometta, che è venuto qua come se fosse venuto in gita a Pompei,
sai, diciamo il 25 è festa, c'è Ponte, andiamo a vedere Napoli, perché veramente il primo tempo, tranne il colpo di testa di Pellegrini, è stato un palleggiare di una noia unica, unica. Dybala faceva l'esterno destro, ha toccato due o tre palloni, l'attaccante mai un pallone, mai. E quindi poi l'ultimo quarto d'ora il Napoli poteva fare tre gol. Sì. Poteva fare tre gol perché Jesus davanti alla porta ha sbagliato quasi sulla linea. Anche chissà, ma anche Jesus, Guaraschelia. Ha avuto una grande azione rete da gol e Aguilas, chissà come si chiama lui, ha avuto anche un'altra grande palla gol. C'è stato pure un'altra, cioè c'è stato in un quarto d'ora un Napoli che sembrava con una marcia in più, o meglio con due marce in più, perché la Roma camminava. Poi c'è stato questo episodio, 15 minuti, veramente qualcuno in più di 15, forse anche fino a 18-19 minuti del secondo tempo, la Roma sembrava avesse preso il dominio del centrocampo, perché attaccava bene, e c'è stato questo maledetto rigore, questo infortunio del rigore di Jesus, poi dopo la partita. Sì. Però io dico, avevo... come ti devo dire, ero stato d'accordo su Cajus e su Olivera, perché credo che Calzona temesse i calci d'angolo della Juve, della Roma. Sì. La Roma è quella che ha segnato più gol in assoluto. E quindi alla fine era una scelta che ho condiviso. Molti mi dicono ha sbagliato il cambio. Ma scusatemi, io dico una cosa, ma Østergaard c'entrava in questa, diciamo, questa disattenzione? Perché la disattenzione non è stata di Østergaard, la disattenzione è stata la palla che ha spizzato non so chi, il difensore centrale, mi pare, era nell'area, nella zona di Raccamani, forse, credo. No, però abbiamo parlato, direttore, poco fa, l'ha sentito, no? Anche Fabiano, Nando Ursi, eccetera, hanno spiegato che al di là poi della casualità o degli errori dell'intera difesa, no, con Di Lorenzo che tiene in gioco Abraham, però Østergaard può aver anche disorientato i compagni, visto che si marca zona, no, è così anche per lei. Vabbè, questa è filosofia. Filosofia. Là sono saliti tutti sopra, sono saliti avanti, sono venuti avanti ed è rimasto un po' indietro col tallone Di Lorenzo. Là è stato un photo finish sul tallone di Lorenzo, se no era andato. Evidente, io sono d'accordo, che quando entra un ragazzo che è abituato a marcare a uomo non sa manco dove va, non sa questo, manco chi questo, deve marcare. Vai Fabiano, aspetti, direttore, Fabiano. Enrico, per me il fatto è proprio uno, cioè se metto l'unico marcatore che ho della squadra, perché non metterlo, dato che ogni squadra ha 2-3 giocatori che sono forti a colpire di testa, perché non marcare quelli e nel frattempo fare una zona? Tu dici, Fabiano, visto che ti sei sconfessato, mettendo il quinto difensore, a quel punto fallo marcare a uomo. In quel minuto cercava di mettere un saltatore, e poi o a zona o a uomo cercava di fare massa in area di rigore, cercare di far colpire quello che è il più forte da un punto di vista dell'elevazione. Ma io a Calzona gli avrei dato sotto zero, non per questo, per quello che si è permesso di dire durante una conferenza stampa. Io, se fossi stato calciatore, avrei detto: ma come ti permetti? Ma chi te la dà sta confidenza? Cioè, tu hai buttato i giocatori, come diciamo noi, in bocca al lupo, dicendo non hanno voglia di vincere. E poi altre persone che dicono che durante la settimana sono bisticciati Jesus con Lorenzo, che ci sono praticamente le correnti, chi sta con l'allenatore, chi sta con Jesus, chi ci sta con Osimhen. Cioè un groviglio di serpi, cioè, ma vi rendete conto? Questo esce fuori adesso
Per quale motivo nega insomma tu chi sì? Come ti permetti? Allora su queste cose, Napoli, direttore. Non hanno gli amputi e lui per salvarsi, e non so se per salvare lui o anche la società, ha buttato la croce. Ha buttato proprio in pasto alle belve i calciatori. Ebbene, infatti, su questo, Nando Orsi. Io prima della partita, anche per la radio, dicevo che ha detto lui. Detto, questo Napoli non ha voglia di vincere, non ha voglia di difendersi. È stato molto grave nelle dichiarazioni, mettendo sostanzialmente spalle al muro la squadra, già criticata anche dai tifosi ad Empoli e anche criticata da molta parte della critica. Anche noi, ovviamente, abbiamo criticato l'atteggiamento del Napoli, di Empoli e anche della gara con Frosinone. È stato rischioso, però poi rischioso, ma l'ha avuto. A me sembra che la squadra abbia risposto molto bene. Delle volte serve una scossa anche impopolare alla squadra, no? Per far sì che possa reagire. Poi ci sono squadre che reagiscono in un modo, ci sono squadre che reagiscono in un altro. A me sembra che il Napoli ha reagito bene oggi. È una partita oggi meritava di vincerla. Cioè, sì. Poi dopo, ripeto, lo specchio del Napoli è il gol di Abraham al 93esimo. Cioè, proprio la fotografia della squadra. In generale io dico che delle volte io ho sentito parole più dure degli allenatori verso la squadra, quindi secondo il mio punto di vista, uno, secondo me se lo meritano pure per quello che hanno fatto quest'anno, e due, forse uno dice Calzona, non deve dirlo perché Calzona non ha l'esperienza, non è... No, diciamo che ha sorpreso, però torniamo dal direttore Fedele, il fatto che sia passato dopo Empoli un mea culpa totale, assoluto, forse non riesco a trasmettere le mie idee ai giocatori, la grinta e quant'altro, tant'è che sembrava quasi parole da dimissioni, ha invece un jacuzzi chiaro alla squadra. Direttore Fedele, come la interpreta? Però la risposta c'è stata, questo dobbiamo dirlo. In 40 anni di spogliatoio non ho mai visto una cosa del genere, Nando, mi dispiace, mai nello spogliatoio, sì, sempre. Perché le cose si dicono là, e siccome non ci stanno dirigenti e siccome il nostro presidente non è voluto intervenire in prima persona, è chiaro, è mandato a dire alla nuora quello che doveva dire alla suocera, è chiaro. Allora i giocatori passano adesso per i traditori, i giocatori sono giocatori buoni che hanno fatto squadra perché avevano un grande allenatore che era leader, è un uomo di spogliatoio. Noi in questo bailam, in questo fallimento generale, non abbiamo avuto un allenatore, ne sono passati tre, e abbiamo avuto un signore che non praticamente voleva fare il bello e il cattivo tempo. Allora, caro Calzone, tu ti giudi nello spogliatoio, pigli due o tre giocatori e gli dai qualche cazzotto in faccia, e poi vediamo. Non che al di fuori si sanno le cose, è chiaro? Perché poi lui dice... Io non pensavo di trovare un ambiente così, dice, maleodorante. Ma che stiamo dicendo? Ma dove stiamo qua? Ma che stiamo scherzando? Ma che è un tenendo... Porco Rosso, veramente. Ricordando, e poi torniamo, andiamo avanti, direttore, anche sul nuovo allenatore. A questo punto ricordando che il capo della comunicazione del Napoli, Lombardo, ha precisato che la conferenza di venerdì è stata indetta non per ristabilire l'abitudine del pregara, perché il Napoli non le vuole fare conferenza pregara, voluta dal tecnico, quindi effettivamente c'è stata una strategia evidentemente, Enrico, posso dire, che ha portato però almeno una reazione orgoglio, sono d'accordo, devo dire. Con Enrico, però secondo me la fotografia nitida, Enrico l'ha detto tra le righe, secondo me sono d'accordo con te, ha parlato perché a Nora, perché i suoi intendono, sostanzialmente ha parlato accusando i calciatori, versando tutto sui calciatori, vedendo anche la curva che ha fatto a Empoli, ma ricordando anche che in tribuna ad Empoli c'era De Laurentiis con la moglie ed oggi, è stato destinatario di offese pesantissime anche oggi dove tra l'altro la signora pare sia uscita abbastanza scossa, come è normale. Quindi che voglio dire, che sostanzialmente mi sembrava più l'allenatore che, addossando la colpa alla squadra, cercava di difendere comunque la società. Ecco, mi sembrava la classica dichiarazione dell'allenatore aziendalista, quale si è dimostrato fino ad oggi Calzona. Allora, però vorremmo andare avanti, non so se c'è una replica del direttore Fedele, tra l'altro ricordiamo per dovere di cronaca, De Laurentiis è risceso negli spogliatoi anche oggi, stavolta alla fine, stavolta per fare complimenti agli azzurri per la prestazione e quindi cancellando ogni ipotesi di ritiro continuo. Del resto il Napoli ha pareggiato, non ha perso, non ha giocato neanche male. Direttore, vogliamo intervenire? Sì, sento. Ma serve questo ritiro? Ma siamo agli anni 30, quando si stava il bigliardino e il bigliardo e non c'è stava manca la televisione in camera. Adesso con le videotelefonate, con la PlayStation, vogliono stare negli stanno in grazia di Dio. Ma che stiamo scherzando?
Dai, queste sono tutte manifestazioni esteriori per dimostrare alla gente che uno ha il pugno duro, ma si dimostra così. Ma che stiamo scherzando veramente? Ma dai, su! Ma allora, parliamo del futuro, direttore, parliamo del futuro. Sì. Parliamo del futuro perché qui... Sì, non riesco a capire. Direttore, parliamo del futuro. Le dicono, non ha mai frequentato uno spogliatoio. Una situazione obiettivamente strana. In ogni caso il Napoli non andrà in ritiro, ovviamente poi giocherà l'altro lunedì contro l'Udinese. Però parliamo del futuro, perché sempre più il futuro è adesso, perché con l'obiettivo forse della Conference la Fiorentina vince 5-1 su Sassuolo, quindi Sassuolo verso la Serie B, e la Fiorentina in questo momento ha scavalcato il Napoli. Del resto il Napoli con 2 punti in 3 partite non poteva pretendere di conservare il 7° o 8° posto. Il Lazio e Fiorentina hanno sovravanzato il Napoli, Fiorentina potenzialmente avendo, ripeto, una gara da recuperare. Il toto allenatori, perché è ribalzato in testa in maniera chiara Antonio Conte 30%, Pioli 25%, 20% Gasperini e tutti gli altri, italiano un po' outsider, e poi Allegri, Calzona, Montella, ma ci sono anche altre ipotesi, si parla di Rose, di Paladino, di Mancini, Juric, insomma da altri, altre ipotesi. Ma detto questo, tra Pioli, Conte e Gasperini, tutti e tre avrebbero dato l'ok per parlare, avrebbero disponibilità per capire se si può trovare un accordo, il che significa non che Conte sarà l'allenatore del Napoli o Pioli o Gasperini, ma significa che poi dovremo parlare, trovare l'accordo, il budget, il contratto, gli obiettivi, l'autonomia anche soprattutto con De Laurentiis. Nando Orsi, parto da te e poi torno dal direttore Fedele. Chi scegli? Chi prendi? Non lo so, guarda, in questo momento... Allora, perché si Conte, allora, perché no Conte? Allora, si Conte perché Conte avrebbe, è uno che in gergo si dice che sparecchia, cioè all'interno dello spogliatoio avrebbe veramente, se avesse un'autonomia, se avesse una, il potere di poter fare quello che vuole, secondo me è uno che in queste situazioni ci sa fare. Cioè sulle macerie lavora, sì, bene. Sì, sulle macerie lui lavora bene, soprattutto quando non c'è... Nella ricostruzione. Nella ricostruzione, soprattutto quando non c'è le coppe. È uno che se lavora settimanalmente, cioè le sue squadre diventano squadre molto pericolose, perché l'aggressione e tutto quanto. Gasperini è un altro che... Scusa, secondo... perché no però Conte? Se c'è un no per no te. Perché no, perché secondo me è un allenatore troppo esoso. Allora io non so se, non avendo... le coppe, c'è la possibilità di andare a fare investimenti importanti. Allora, fermate qui, perché vado al direttore Fedele sulla sua scelta, quello che farebbe se fosse il direttore generale del Napoli, anche il perché sì e il perché no su Antonio Conte, innanzitutto. No, guarda, io ti dico, in questo momento voglio mettermi nei panni di De Laurentiis. Lui ha una sola chance per poter rivalutarsi agli occhi della gente dopo questo catastrofico anno. Quello di pigliare a Conte e se fa una bella villeggiatura di 7-8 mesi a Hollywood nella sua villa. Questo che cosa certificherebbe? Che lui si mette da parte perché ha fallito, riconoscere gli errori fa parte delle persone sagge, e Conte giustifica anche la venuta di un giovane dirigente che deve dimostrare di avere autorevolezza. Ma noi non possiamo fare esperimenti con dei giovani, quindi Conte farebbe l'uno e l'altra cosa. Anche da un punto di vista economico, quando non credo che questo sia la cosa importante, perché quest'anno il Napoli chiude con 80 milioni, 90 già, di utile, mi pare, con la plusvalenza di Osimhen, sarà 90, sarà 80, sarà 100, quello che sarà, supereranno i 150-160 milioni. Immaginate che incidenza erariale ci sta. Quindi deve crearsi dei grandi costi, e per crearsi dei grandi costi si può permettere di pigliare un allenatore che costi tanto, mi senti? E anche di fare una rivoluzione, perché il Napoli, se non vuole fare una rivoluzione, deve pigliare 6 giocatori. Sei. Ma poi sono in forza, andiamo, direttore. Vai Nando, poi torniamo. Però, direttore, ti faccio una domanda, Enrico. Io ti faccio una domanda. Tu, il tuo presidente, tu quando lavoravi, a un certo punto ti diceva:
guarda che ci serve un allenatore che deve comandare su tutto, quindi io e te ce ne andiamo. Tu che facevi lì dentro? Che dicevi? Sì, allora io mi faccio da parte, non parlo. Secondo te dare in mano all'allenatore una società, secondo te è giusto? Ti spiego quelli della mia generazione, della... No, ti sto parlando io. Dai, in mano tutta la squadra, secondo te è giusto? Secondo me no. I miei dirigenti, ti posso garantire, io ho avuto dei grandi dirigenti, e in Serie C, e in Serie B, e in Serie A. Non mi hanno mai imposto un allenatore. Mi hanno sempre detto, mai! Mi hanno detto, direttore, secondo lei ti dobbiamo pigliare? Allora io dicevo, ci sono questi tre nomi, questo gioca a tre, questo gioca a quattro, questo gioca a cinque. Sì, ma la domanda mia è diversa. La mia domanda è diversa. Se adesso tu fossi il direttore sportivo del Napoli, dopo un'annata così, il presidente ti dice: guarda, prendiamo un allenatore che comanderà tutto, gli diamo tutto in mano a lui. Te che cosa diresti come direttore sportivo? La domanda che io ti faccio: tu daresti in mano tutto un allenatore la gestione di una squadra? Secondo me no. Dicevo, presidente, no, tu non mi conosci bene. Io avrei detto il presidente mi deve solo dire che obiettivo vuole raggiungere e quando vuole spendere o se non vuole spendere, quando deve incassare. Io ho avuto dei presidenti che mi dicevano: portatemi un miliardo e io devo andare in Coppa Italia. Io, se non portavo il miliardo e non andavo in Coppa Italia, me ne andavo. Però decidevo io. Qui il tema è diverso, però la domanda è diversa. È diverso, Gaetano, approfondiamo. Cioè, non Fedele cosa avrebbe fatto nel Napoli attuale, esatto. Giusto? È giusto. Sarebbe giusto dare tutto in mano a Conte. A Conte? Tenendo conto che però c'è Manna, che non mi sembra che sia Marotta ad oggi. Ora è tutto in mano. Aspetta, direttore, prima Fabiano. No, ora è tutto in mano al presidente, quindi se devo decidere se lasciare in mano al presidente o mettere in mano a Conte, io tutta la vita sposto su Conte. Come Gasperini, perché Gasperini è un altro che nell'Atalanta decide tante cose lui. Okay. Quindi una cosa va detta, il fatto che non ci sia una figura intermedia, un cuscinetto, sarebbe grave, perché sostanzialmente ci ritroveremo nella stessa situazione con cui siamo ritrovati con Garzia, anche lui col carattere forte perché è andato allo scontro, è successo quel che è successo. Senza una figura intermedia, che certo non è Manna, uno come Conte, che all'inizio dovrà forse brigare, lavorare, tirare per le orecchie qualcuno di questi che resta, magari anche qualcuno nuovo, ci ritroveremo di nuovo in quella situazione in cui l'allenatore, che fa anche il direttore, il manager, il confessore, il giundoli, il team manager e via discorrendo, va in una situazione di rapporto che renderebbe tutto più scricchiolante. Fedele, scusate, l'allenatore del Napoli è sempre stato molto centrale, Sarri, Spalletti, certo Conte è debordante in questo senso, però in una società così scarna, in cui arriva un direttore sportivo giovane, per quanto magari bravissimo, Conte non sarebbe una garanzia per i tifosi e per il progetto? Direttore, a lei. Allora, io avevo detto un mese e mezzo fa, io avrei preso Pioli e Maldini. Pioli, ti ricordi, l'ho detto proprio a te. Perché volevo un allenatore aziendalista, ma che ha vinto uno scudetto e che è stato sempre nei primi posti, ha fatto sempre bene in piazza come Roma, lo sa, con la Lazio lo sa benissimo Nando, a Firenze, a Bologna, con l'Inter e con il Milan. Quindi non era una figura di secondo piano. Però ci voleva un autorevole nello spogliatoio, va bene, il quale De Laurentiis si metteva da parte, dava le linee economiche programmatiche e si metteva da parte. Lei dice: con Manna Conte va bene. Conte a questo punto, tieni presente che non è andato quasi mai d'accordo con i suoi direttori, tranne con un grande direttore che è un ammortizzatore, una spugna da 50 anni, che è Perinetti. Beh, un po' come dicono con Pradé e con Petrachi pure, è andato bene, no? Con Pradé, con Paratici, no? Sì, no, sono nati insieme proprio. Okay. Tieni presente che Petrachi è di Lecce ed è un 68. Conte è un 69. Venivano tutti dalla Primavera, con l'allenatore allora che era Russo, il papà del vecchio allenatore Mario Russo. Ce l'ho avuto io come allenatore Mario Russo, ecco. Il povero Mario Russo. Ecco. Il papà dell'allenatore Nando.
Io c'ho avuto Mario Russo come allenatore, che purtroppo adesso non c'è più. Direttore, ma torniamo a noi. Conte Manna per lei va bene, proprio perché c'è Manna, proprio perché De Laurentiis deve, secondo lei, farsi da parte, Conte sarebbe l'uomo giusto. Direi a questo punto un direttore generale, anche uno che potesse gestire la società, non una figura di terzo piano che non ha nemmeno le chiavi dove sta la macchinetta del caffè. È chiaro, il Napoli deve cambiare. Io mi auguro che questo sfacelo, questo fallimento lo faccia cambiare. È chiaro, perché lui non può fare quello che ha fatto quest'anno. Ma se lui non vi racconta, pigli uno giovane e te a mano, stiamo pum e da capo. Gaetano, per te? Conte sì, Conte no? Perché sì, perché no? No, poi io sugli Conte altri. Sarebbe la sola, spiegano tutti i tifosi. Voglio fare una domanda al direttore e quindi secondo me arriva a questo punto. Direttore, tu dicevi Pioli, anche a me Pioli piacerebbe. Io penso che ci sia una serie di indizi da valutare. Secondo te è più probabile che De Laurentiis sposi una operazione con Conte, che in 3-4 anni comunque tra l'ordo di ingaggi, se dovesse andare bene, manda via 30-40 milioni circa più o meno, e non invece una soluzione che, se dovesse aiutare un divorzio tipo, faccio, Allegri-Juventus, con un anno di contratto ancora che c'ha Allegri e quindi la Juve che paga metà contratto e metà lo paga lui? O la stessa situazione in teoria potrebbe essere con Pioli. A me risulta che ieri Pioli, lo staff di Pioli, o abbia preso tempo con il Napoli, abbia detto comunque che di non essere interessato, quindi aspetta forse la fine del campionato. Queste due soluzioni, che diverrebbero economicamente molto ma molto ma molto inferiori, dando comunque due allenatori, Pioli e Allegri, so che tu Allegri non lo disprezzi, potrebbero essere una tentazione per il presidente, che comunque è tanto attento all'economia e agli sborsi. Nonostante gli anni passati e che ti sei fatto vecchio, hai sempre quello spirito giornalistico intrigante. Come me, ma purtroppo hai ragione. Io ho parlato io di Allegri, perché economicamente Allegri e Pioli, se vanno via, come sei molto ben informato come sempre, che ieri Pioli ha detto ni, no sì, non so se mi sono spiegato. Quindi praticamente, se vuoi la mia, se poi vuoi la mia, io non è che io con Conte ho avuto anche qualche alterco, che poi è strano, che Conte anche lei siete due serenissimi. Molto strano. Appianato per altri motivi. E io, per esempio, per ovvi motivi, una soluzione Allegri, che ahimè i napoletani secondo me non l'accetterebbero, ma anche Pioli, farei l'uno e l'altra cosa. Però la cosa importante è che lui a un certo punto si mette da parte e che prenda un uomo di calcio. Allora, prima di salutarla, direttore, facciamo un po' d'ordine anche sull'ipotesi Gasperini. In ogni caso, lo chiedo a tutti e quattro rapidamente, così poi stiamo nei tempi. Il timing questa volta deve essere determinante. Nando, parto da te di nuovo. Nel senso che Conte, che ha dato la disponibilità a trattare, a verificare il progetto Napoli insieme, Pioli, ni. Ho detto vediamo, non so se sono interessato o meno, sembra più no che sì, giusto Gaetano? Gasperini, che ha un contratto con l'Atalanta e che potrebbe rinnovare fino al 2027, e sarebbe disponibile a sedersi a parlare, ma da qui arrivare a un accordo è tutta un'altra cosa. E poi l'eventuale quarta opzione, Allegri, italiano, quello che sia. Il timing deve essere quello giusto, cioè il Napoli deve decidere adesso, perché per esempio Conte può essere disponibile fino al 10 maggio e dopo no, o lo stesso italiano o lo stesso altri. Quindi a questo punto il Napoli deve decidere. Bisogna vedere che tipo di obiettivo vuole avere, perché allora Gasperini è un allenatore al quale secondo me gli ci vuole anche il tempo, quindi più progettuale, più lungo, più progettuale a 2-3 anni. Il gioco è particolare, Gasperini, quindi, mentre Conte fai 3-5-2, lui ti chiede 4-5 forti e poi dopo su quelli li gestisci. Gasperini è uno che può lavorare anche sul giovane, però può darsi che dopo 5 mesi te esce fuori. Quindi ma dopo un anno del genere il Napoli ha bisogno di rilancio. Il Napoli ha bisogno di certezze immediate. È ovvio che, secondo il mio punto di vista, io spero che De Laurentiis abbia già deciso. Ecco. Io spero e penso che abbia già deciso, o almeno
lui ha già deciso su chi andare, poi non so se ha deciso, se Conte ha detto di sì, oppure io non eliminerei neanche la pista estera. Io non... Ma per me c'è una sola cosa importante, che chiunque si vada a prendere poi gli si lasci il tempo di agire. Cioè quest'anno l'errore è nato già dall'inizio, dal prendere comunque un allenatore diverso, ma poi non gli è stato dato neanche il tempo, perché lui stava portando comunque un qualcosa di nuovo, però lo devi lasciar fare, gli devi lasciare sbagliare, certo. Perché l'hai preso te, l'hai deciso te un allenatore di questo tipo, quindi se poi invece gli vai a mettere, gli vai a dire che deve rifare lo stesso modulo, vai a entrare così tanto dentro, scendi lo spogliatoio ogni due partite, puoi prendere chiunque, Multi chi lo manda a quel paese, fai vedere che stai con la squadra, esatto, non con lui, esatto. Direttore, il timing, il tempo è importante, il Napoli se vuole andare su Conte deve subito, a meno che non abbia già fatto la scelta come diceva Randorsi, deve andare subito a chiudere o a provare a chiudere, altrimenti si perde solo tempo. Io temo che il Napoli ancora non abbia deciso l'obiettivo, anche se per De Laurentiis Conte è stata sempre la prima scelta. Io sono d'accordo con, non so se l'ha detto Santa Croce oppure Imparato, che abbia o Orsi, mi pare, tutti e tre, che abbia le idee precise, perché qua stiamo andando da un allenatore che gioca a tre, poi un allenatore che gioca a quattro, poi uno che gioca a tre, cioè chi dice, chi le stabilisce queste cose? Manna, con tutto l'affetto, caro Manna, prima di diventare generale, uno da fuoco capitano, poi da fuoco colonnello, poi da fuoco vice colonnello, non è facile gestire uno spogliatoio di Serie A. L'autorevolezza, la storia ha un qualche cosa che incide. Tu hai fatto il giocatore e lo stesso ha fatto Santa Croce. Quando Fabiano gli andava vicino, Fabio, mi ricordo a Lecce quando tu sei stato convocato, sì, e gli voleva via la borsa, è vero o non è vero? Sì. Ma se anziché Fabio era un altro, non se lo faceva passare la mano con la testa, perché c'è la storia. Normale. E la storia incide sul giocatore, voi lo sapete meglio di me. Sì, sì. Allora dico, chi è che può fare? Dobbiamo dare una strambata a questa società. E chi la può dare questa strambata se non Conte? È una società che siccome è tra le prime 20 del ranking europeo, ma in questo modo non è nemmeno all'ultimo posto del ranking intersociale. Direttore, nel salutarla, rivedendo la classifica, ringraziando sempre la regia Enrico Coppola, il Napoli questa sera è fuori dall'Europa, anche la Conference League, sì, insomma, noi speriamo che anche il sesto posto poi può diventare utile per l'Italia, ovviamente, non per il Napoli, per la Champions League. Lei la farebbe la Conference League, cioè queste ultime quattro partite, il Napoli deve puntare comunque a provare ad andare in Conference? Non si discute proprio, il Napoli deve fare il possibile, Conference Europa League, no? Forse ci sarà qualcuno che mi dirà c'è una speranzella per la Champions. Qualcuno lo dirà, vedrai. E chi è? Un sognatore, uno che sogna, poi si sveglia tutto sudato e capisce che non è possibile questa cosa. Va bene. Dai. Vediamo, non so se qui c'è un sognatore del genere, non penso. Magari a casa c'è 3-4-2-8-7-2-5-2-2-3. Quale allenatore scegliereste? Quale obiettivo fino alla fine? Anche la Conference deve essere utile? Ne parliamo tra poco. Nel frattempo saluto e ringrazio Enrico Fedele. A domenica prossima. Grazie. Un abbraccio Enrico Fedele. Pubblicità e torniamo tra pochissimo. Eccoci tornati sempre in diretta, i vostri messaggi, davvero tanti, leggiamo un po' di messaggi da parte vostra, effettivamente siete in tanti anche sull'argomento allenatore, anche se poi Alessandro scrive giustamente, la prestazione di oggi aumenta la rabbia e il rimpianto per una stagione buttata al vento, perché svegliarsi solo ora? Non avremmo vinto lo scudetto, ma questa squadra per valori poteva tranquillamente arrivare tra le prime quattro, adesso bisogna programmare seriamente il futuro, e questo è vero Fabiano, perché... Rivediamo la classifica, ma pensate, due punti oggi con la Roma e altri cinque tra Frosinone e Empoli. Dite voi, ma tre vittorie consecutive questa Napoli non l'ha mai fatta. Però, obiettivamente, poteva battere il Frosinone e non perdere Empoli. Il Napoli era in corsa per il sesto posto.
Ma allora già con tutti i problemi di quest'annata, già dopo l'anno scorso parlare dell'essere in corsa per il sesto posto, cioè per valori è una squadra che in carrozza deve andare quarta. Allora il problema è che tutta la stagione è stata così, quindi io non parlo di partite vinte o partite perse, perché questo Napoli che oramai ha dimostrato che può vincere e perdere contro chiunque quest'anno, e mi aspetto lo stesso anche nelle ultime. Beh, non vince da Monza, ricordiamolo, non vince da quattro partite. Mi aspetto lo stesso. Questo amico scrive: Napoli decisamente indecifrabile quest'anno, stasera ho creduto nella vittoria, la prestazione è stata buona, ma sono deluso per il pareggio. Vincenzo da Roma, un pizzico di sfortuna e un po' di lucidità in più che hanno avuto oggi non li solleva dalle responsabilità. Questi calciatori meritano di stare dove stanno, non hanno onorato lo scudetto che indossano, scrive questo amico. Sicuramente nelle ultime partite, Gaetano, ne parliamo con te, i calciatori hanno avuto grosse responsabilità nell'atteggiamento, ma ricordiamo che le scelte, per me, per te lo chiedo, e il disastro di quest'anno porta la firma innanzitutto del presidente. Sì, voglio dire una cosa, questo è un momento molto delicato e dobbiamo fare i napoletani come ambiente, cioè napoletani, quelli furbi, svegli, sì, fino a mo' parliamo di pancia, ci incazziamo, tutto quello che vogliamo, però come quest'estate abbiamo avuto problemi a dividere i meriti dello scudetto, 30 e anche lì c'è la firma del presidente cosa, adesso dobbiamo essere lucidi a dividere le colpe di questa. Adesso sta venendo lo tsunami contro la squadra, leggo spessissimo tutti via, tutto a casa, questo non deve succedere. I pifferai magici che già hanno causato esoneri di gente che stava rattoppando l'estate, comunque che leccano i gelati anche a gennaio, a febbraio, tenetele da parte, ragionate con il vostro cervello. Questa è una squadra dove o viene Conte o viene Gasperini, chiunque viene c'ha del buono e sul quale ricostruire. Se iniziamo a fare via tutti, via che vi stanno preparando la supposta per mandare via non solo Osimhen ma anche giocatori che torneranno utili con una scelta strategica. Quindi quando adesso tutti iniziano a fare scenari di giocatori che si sono presi ammazzate quasi o cose correnti come dei partiti politici, la questione del ritiro, chi non lo voleva fare, quindi buttando benzina sulla lealtà di questi ragazzi, questo, hanno le loro colpe. Però la strafottenza dei calciatori è arrivata nel finale, e anche io devo dirti la verità, se fossi un calciatore sarei anche io ben strafottente, perché se vedo un presidente che a gennaio non mi piglia un difensore con gli attributi e mi lascia uno là che è un bravissimo ragazzo ma che è in difficoltà e non rinforza la mediana con incontristi che oggi non ne abbiamo e che non fa una mazza se non far arrivare giocatori che non sono serviti, alcuni, qualcuno ha perso l'esame come Traoré, che tra l'altro ha mandato anche a quel paese il tecnico, e sì. Poi vedremo Conci che è capace di fare. Allora calmi, tranquilli, non abboccate all'amo, ricordatevi che siete napoletani, siamo napoletani, i pifferai sentiteli e magari prendete anche per i fondelli, capite con le vostre orecchie perché siete molto più intelligenti, non ragionate sempre come la pancia. Macchina del fango non ci piace, da queste parti pensiamo di essere equilibrati, abbiamo già visto la slide che prontamente la regia ha fatto vedere, perché il tema è anche questo. Nando, a questo punto torno a te perché Gaetano si è già espresso: rifondazione totale, operazione recupero. Rifondazione totale, cioè provare a azzerare cambiando molti giocatori, non quelli che già andranno via, Osimhen o Dendonker, Traoré, questi che ovviamente vanno via. Dendonker, Traoré, non li consideriamo neanche, con rispetto dovuto per il prossimo anno. Cioè tu punteresti a recuperare buona parte della rosa o a cedere un po' più di giocatori? Ma Napoli è forte, quando io vado a vedere dal centrocampo, vado a vedere Lobotka, Anghissà, Cavara, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Di Lorenzo, lì dietro c'è Meret e poi c'è Rachmani. Ma se Napoli prende due centrali, un centrocampista, un paio di attaccanti, quindi operazione recupero. Secondo me recupero alla grande, cioè non è che si può possiamo disfarci di giocatori che secondo me ancora hanno tantissimo da dare. Poi dopo, se l'ambiente di Napoli gli sta stretto oppure sono saturi dell'ambiente di Napoli, questo è un altro discorso. Questo è l'altro tema, no? Il discorso della rifondazione si è fatto al di là del fallimento di quest'anno, vengo da te Fabiano, anche per capire se c'è qualcuno dei cosiddetti intoccabili che ha la pancia piena o che non ne può più, è saturo, come dicevi tu. Cioè bisogna capire se c'è il contratto fino al 2027 ed è incazzato perché guadagna poco. È vero che verremo il procuratore a breve. No, ma non parlo di Quaraschelia. Io parlo di tutti e di nessuno. No, e viene qua a proporre. Ma un anno così sono tutti saturi. Sono tutti incazzati e saturi. Però bisogna.
Siamo noi tifosi, i primi che sono nervosi, che non ce la fanno più. Immagina stare lì in campo a perdere, da ritrovarti a vincere tutte le partite, a perdere, pareggiare, non riuscire a fare nulla. È normale che siano saturi. Serve lucidità in quello che sarà il mercato. Certo. Serve un allenatore sicuramente con gli attributi. Con gli attributi e grossi. Serve uno che fa il mercato con una media di buon fine, come una volta gli assegni, quando si facevano gli assegni, si diceva salvo buon fine, quell'assegno vale solo se incasso. Quindi, visto che sono arrivati a gennaio gente che sostanzialmente non hanno tirato la carretta, non hanno cambiato una beneamata mazza, anche Concio se vogliamo, con questa media così bassa di buoni buon fine, no, però, aspetta, tranne Kvaratskhelia e Osimhen, poi recentemente Kim. Chi lo fa il mercato? Quello che l'ha fatto a gennaio o quello che l'ha fatto l'estate precedente? Qui questo è importante. Dipende molto addirittura dall'allenatore, capire chi può rimanere secondo loro, chi meno, però tu andresti per un recupero anche tu, mi sembra di capire. Ma secondo me non c'è neanche da parlare. Si è parlato di rifondazione. Chiunque abbia parlato di rifondazione è fuori strada. Non sa cosa significhi poi realmente rifondare. Perché è complicatissimo. Chi ti viene? Di giocatori importanti, chi ti puoi portare a Napoli senza Champions, senza coppe? E poi anche dura. Svendere è un gioco diverso. Certo. Cioè, comunque quelli che andrai a prendere, il livello sarà quello di Traoré, quello di giocatori di questo tipo, perché gli altri giocatori vogliono fare la Champions, non solo per la Champions, ma anche per il fatto che un giocatore che va in una squadra che fa la Champions di sicuro ha il 30% in più di possibilità di giocare. È vero, sono presente con un allenatore, una trattativa, sono il Napoli, chi è l'allenatore? Conte. Allora magari pure se non c'è la Champions, ma se rinnovi con Calzona, chi sei? Il Napoli? No, non c'è la Champions. Parliamone fra 10 anni quando mi ci finisce. Quindi nessuno dei tre, di voi tre, è per una rifondazione totale, e neanche io, se conta. Vediamo cosa. Garanzie, chi va a cercare rinforzi al momento, ma poi... è perché c'è gente buona che va aiutata. E che alla fine sta alla berlina, io li capisco pure, stanno facendo gli strafotè, ma stanno alla berlina per gli errori degli altri. Ma sta squadra a gennaio, se pigliavi 4 rinforzi da titolare, ma che fine ha fatto Don Belè? Mi ha telefonato Mariam Raffai, amica mia, abitava nel condominio a Roma dei giornalisti, ma fa una puntata su che fine ha fatto il problema non è stato gennaio, il problema è che abbiamo preso un direttore che noi non sappiamo come lavora, perché sappiamo bene che non ha lavorato quest'anno lui. Non ha lavorato. Quindi è un direttore di cui parlano bene, peraltro. Meluso, il problema è stato che si è finito il campionato già sapendo che perdevi Kim, non hai iniziato tre mesi prima a prenderlo. Il problema è che dopo che hai vinto un campionato ti sei ritrovato con tutti i giocatori da rinnovare. Perfetto. Campionato iniziato. Sì. Hai preso il sostituto di Kim all'ultimo giorno, agli ultimi giorni di mercato. Un ragazzo giovane che non hai neanche fatto giocare, perché molto probabilmente non l'ha neanche scelto l'allenatore. Cioè, il problema non è a gennaio o dopo, il problema è molto a monte. Sì, quindi la rifondazione deve essere fatta prima cose e piani alti, poi si può pensare a che giocatori prendere. Con questi presupposti, quali confermare se fai la rasa con il rischio di tornare agli anni rei, insomma i primi anni di Serie A, insomma lasciamo stare il povero di Reia. C'era Fabiano Santacroce tranne la difesa era un anno il calcio d'acqua si è salvato. Vabbè, Nando, anche per te niente di nessuna rifondazione, anche perché si corre il rischio di svendere eventualmente, dovesse passare questa linea, svendere calciatori di valore assoluto. Assolutamente sì, quindi la qualità il Napoli ce l'ha, io quindi penso soltanto sia una questione di rimettere 3 o 4 pedine al punto giusto, avere un allenatore che sposi un progetto. Ecco, guarda, per una rifondazione totale Gasperini secondo me sarebbe quello ideale, se dovesse passare quella linea. Però gli amici sono tutti per Conte, quindi leggo un po' di messaggi. Però ricordiamoci che Conte, ricordiamoci quando arrivò Ancelotti, no? Sì, lo dico. Quando arrivò Ancelotti, Ancelotti è rimasto. Se prendi Conte o Gasperini, e rischi che se qualcosa non funziona al secondo mese se ne vanno via. Però vi chiedo, Conte, Ancelotti diciamo che era sovradimensionato o comunque insomma non in sintonia con la dimensione del Napoli, no? Ancelotti un livello... Chi è no, Ancelotti è venuto... Ancelotti è sovradimensionato. Dovevano la società che era sovradimensionata per rispetto a Ancelotti. Dovevano venire dei giocatori con Ancelotti. Che Ancelotti poi ha dimostrato, dopo che è andato via da Napoli, di essere nella storia del calcio mondiale uno dei primi 4-5 allenatori. Assolutamente. Non è sovradimensionato lui, è la società che era il rapporto Ancelotti è sopra il Napoli, questo dicevo Okay, sicuramente, assolutamente sì, non a caso anche forse con l'Everton ha fatto meno bene che con il Real Madrid.
vede, perché no, non seguivano i suoi concetti, al di là poi di quello che accade. Non è che tutti gli anni possiamo dire circuiti e coppe di campionato. Ma Conte, vi chiedo, sarebbe la stessa cosa, visto che lo pone questo dubbio, o essendo, e vado da Fabiano che so che ha studiato anche un po' di allenamenti di Conte, è uno rispetto ad Ancelotti, per carità, più di campo, più che motivatore, più molto. Che fa allenare la squadra in un certo modo. Lui cioè, a livello mentale e fisico ti distrugge. Cioè, io ho parlato con tanti giocatori, tanti che lo amano per il tipo di gioco che ti fa fare. Ti porta sicuramente all'esasperazione, perché arrivi a un certo punto che non ce la fai più. Lui è uno che guarda tutto, guarda sia a livello tattico, a livello mentale, a livello di campo. Anche fuori dal campo. Io stesso ho provato degli allenamenti che facevano loro quando lui stava alla Juventus, li avevamo provati a Parma, quando giocava a Parma, ed erano degli allenamenti che penso solo Zeman, solo il livello di Zeman arriva vicino. Okay. Però sicuramente è un allenatore forte. Molto forte. Quindi è di livello internazionale tipo Ancelotti, che è ancora più su, però tu dici potrebbe avere una presa diversa rispetto ad Ancelotti. No, avrebbe sicuramente una presa diversa, soprattutto sul presidente. Ah beh, certo. Solo Conte, un solo nome per la panchina del Napoli. Ciao Dario, Antonio da Casoria, buonasera a tutti. Importante è l'allenatore, importantissimo il progetto in estate. Non è stata valutata bene la situazione e spero che non si stia perdendo altro tempo prezioso per rincorrere il nulla. Conte, un altro amico, può essere la soluzione, ma dipenderà tutto dalla volontà del presidente, non solo per Conte ma per tutti gli altri aspetti del progetto. Buonasera a tutti in studio. Effettivamente, Gaetano, poi il fondamentale è non solo eventualmente prendere Conte, ma dare l'autonomia giusta. Del resto, se Conte non avesse autonomia, probabilmente non firmerebbe proprio. Sì, dargli l'autonomia giusta, dargli il partner giusto come aveva aggiunto gli Spalletti, dagli carta bianca, perché se dovesse capitare a Conte che un giocatore, magari come è successo a Conte all'Inter con Lautaro e qualcun altro, le ha risposto dura al di là di multe, non multe e cose del genere. Quindi fare in modo che sia ultra legittimato, no, come è successo l'anno scorso con Garcia, che avrà avuto i suoi difetti, avrà fatto i suoi errori, però aveva capito tante cose. C'è stata una grande colpa di noi giornalisti, che in sala stampa sia a Di Maro che a Castellisano abbiamo sorvolato su tante cose. Quando provava Ostigard centrocampista, perché faceva capire che non aveva interdittore, giusto per far capire e mandare messaggi, questo è svalvolato, ma questo che può fare, ecco. E invece diceva, chiedeva, faceva, voleva il centrale, non gli andava bene Nata, e invece però chiedeva, però c'è anche l'istituto delle dimissioni se tu sei in contrasto totale col presidente, voglio dire, come Conte probabilmente farebbe o ha fatto già alla Juventus. È stata la più grossa pecca è stato presentarsi mostrando un tipo di personalità e poi però non far vedere nulla, perché un allenatore con personalità, se chiede dei giocatori, chiede delle cose, delle sicurezze, e non ce le ha, se ne va via. Eh beh, certo. Intanto però, quanti rinforzi servono, Nando Ursi, a questo Napoli? No, perché allora ricordiamo che il Napoli ovviamente perderà De Donker, Traoré, ovviamente Zielinski, Demme, no, quelli sicuri. Possiamo parlare dei 12-13. Certo, quindi quanti rinforzi servono, diciamo, per l'11? Secondo me l'attaccante è la quindi uno, il poi principale. Secondo me due centrocampisti. Siamo a tre? Un esterno a sinistra o a destra. Un terzino, dici? Sì, secondo quindi me quattro? Sì. E anche 1/2 centrali, quindi 5-6. Aspetta, bisogna vedere il portiere, se ancora lo insultano giustamente deve andare via, oppure il portiere deve andare via per quello che viene suo del Napoli, secondo me deve andare via, quindi l'ho detto già molti mesi fa, a questo punto anche il portiere. Però non so se Caprile possa essere Gollini. Caprile e Gollini, secondo me, vedrai, faranno così perché risparmiate, a meno che Conte o chi per lui non incide sulla cosa. A te piacerebbe la coppia Gollini-Caprile? Molto. Gollini in Meretto lo escludiamo a priori? No, stiamo parlando nel caso in cui abbia voglia di cambiare aria. A me piace moltissimo Gollini, mi è piaciuto come si è comportato e soprattutto ho visto anche che la difesa lavorava in maniera diversa comunque con lui. Si fa più sentire forse? Ma avevano sicuramente una sicurezza anche nella gestione del pallone, avevano una sicurezza in più, quella è una cosa che si vede. Sino... Caprile ne parla sempre bene, Nando forse un po' acerbo per il Napoli. Beh, insomma, diciamo che 2001 entrerebbe in un contesto dove quest'altr'anno il Napoli è un po' sotto i riflettori, quindi sai, una grande responsabilità, però ha dimostrato anche personalità lui, perché lui è entrato a Bari
che davanti a 60.000 spettatori ha fatto un campionato meraviglioso, per un minuto non è andato in Serie A. A Empoli sta facendo discretamente bene, anche poi l'Empoli è ovvio che... Però con i piedi lui un però, po'... Sì, io con i piedi non è che... Però in generale vedo più nella, cioè, lo valuto più un po' nella personalità di dover entrare in un contesto pesante, che Santana a Napoli è pesante entrare, no? Però dare... forse meglio di quest'anno, perché peggio di così è difficile. Beh, l'anno prossimo saranno tutti puntati, quindi quest'anno sarà molto più difficile. Tutte le scommesse di De Laurentiis passeranno a lente di ingrandimento, come quest'anno hanno martirizzato Garcia con i suoi pregi e i suoi difetti. Vedrai che l'anno prossimo quelli che saranno come Caprile, le scommesse di De Laurentiis, secondo me devono fare bene 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 per chiedi a me quanti ce ne vogliono, te lo so per chiedere. Vediamo la bellissima slide col tramonto alle spalle del Training Center, un tramonto anche simbolico purtroppo di questa stagione, anche del Napoli, dello scudetto. Gaetano, quanti rinforzi servono? Allora, secondo me il portiere, mettiamo Collini, Caprile, vado sull'economico, proprio l'indispensabile. Secondo me servono tre centrali tutti titolari papabili, lascio solo Rachmani. No, ma scusami, poi dipende pure, perché se viene Conte forse ne servono di più di centrali. Sì, servono di più se fai il 3-5-2. Io parto dal presupposto di questa squadra rifondandola adesso 4-3, perché non sappiamo chi è. Allora, va bene. Ci vuole un esterno adesso, perché Di Lorenzo deve essere subalterno e capire cosa deve fare da grande. Quindi Mazzocchi non va bene. Secondo me Di Lorenzo va via, o Juve o Inter. Mazzocchi va bene, ma partendo da riserva, e poi se è capace, come è capace, secondo me, di guadagnarsi un posto a destra o a sinistra. Quindi un esterno a destra. Oliveira per me va benissimo, serve una riserva, perché Mario Rui è un po' troppo sindacalista, parla un po' troppo, ha rotto un po' lo scogliatoio, c'ha l'età che c'ha, ma una bella sistemazione altrove. Ok. A centrocampo servono due interdittori, due, oltre partendo dal presupposto che Anguissa rimanga e Kolobotka rimanga. Traoré se ne va sicuramente, Zielinski se ne va sicuramente, bisogna vedere Caius cosa c'è, c'è anche bisogno di una mezzala, e poi in avanti vanno via Ciolito, secondo me è meglio che va alla Lazio. Ma non hai parlato di rifondazione, tu stai dicendo tutto. No, rifondazione è quando tutti via, tutti via, tutti significa via il primo Kvaratskhelia e metterlo rimane, nel silulo. A questo punto 10 chi rimane? Chi rimane? Collini, rimane Collini, Rachmani, rimane Oliveira, magari facendo diventare riserva uno più forte, rimane Nathan da riserva, poi se non va bene lo presti, rimane Lobotka, Anguissa, rimane Caius, rimane Kvaratskhelia, rimane Politano, magari gli fanno una statua a Piazza, Piazza Garibaldi, insomma siamo sui 13-14. Hanno fatto a Maradona la statua, facciamo a Politano, non esageriamo la statua, però Politano è forse sempre, il più bravo. Ha un lavoro oscuro e ci sta sempre, altri fanno più fumo e sono più... Okay. Intanto Nerri fa rispondere a Fabiano Santacroce, vediamo anche il bilancio blu, questa infografica che ci ricorda come in parte già prima anche il direttore Fedele ricordava che il Napoli ha un utile netto, avrà a fine questo bilancio di 79,7 milioni di euro, quindi quasi 80 milioni, con 143 milioni e mezzo di patrimonio netto. Le voci di bilancio sono importantissime, ricordiamo il bilancio relativo alla scorsa stagione, con un più sul segno del fatturato, altissimo il record del fatturato del Napoli, De Laurentiis, delle plusvalenze, dei diritti TV, ma anche di merchandising e ricavi da stadio, che quest'anno sono stati confermati. Bisognerebbe fare mezz'ora di applauso, cioè, questo vedi, sicuramente sul resto lo si attacca, però su questo aspetta, questo secondo me veramente bisognerebbe fare mezz'ora di applauso, perché comunque c'hai, penso, una delle poche che si contano, saranno 3-4. Fabiano, possiamo anche dire che il Napoli, che non va in Champions League, per fortuna, no, però per fortuna ha questo patrimonio, non è un dramma sportivo. E non è una cosa semplice in Serie A, quasi tutte le squadre sono in passivo, quindi in questo invece bisognerebbe fare un applauso a De Laurentiis. Osimhen, secondo te, Fabiano, lo vende a 130 milioni? Ah, sui 100, secondo me. Tre cifre ci arriva. Cioè io penso che la cifra sarà già fatta. Già patuita, cioè, per me è già nel pacchetto. Beh, venderlo a 100-110 è un successo, con tutta la forza. No, a meno che non l'abbia già indiscutibile venduto. Del calcio. A meno che non l'abbia già venduto. Sì, secondo me sono già molto avanti. Quanti rinforzi per te?
Dipende tanto dal tipo di allenatore che viene, perché sicuramente abbiamo una squadra fatta per fare un certo tipo di gioco. Ragioniamo sul modulo simile a quello di quest'anno, altrimenti andiamo un po' troppo. Modulo simile, sicuramente due centrocampisti, dipende poi anche vedere quali sono gli scontenti fin da subito, certo. Perché se ci sono scontenti, secondo me è meglio che cambino aria. E due centrocampisti, un attaccante di sicuro, un esterno e due difensori centrali. Perché sì. Anche lì secondo me ci sarà un via vai grosso. Vediamo anche la prima pagina del Roma, domani in edicola, con anche le pagelle di Enrico Fedele, tanti altri argomenti, ovviamente spreconi, perché effettivamente il Napoli ha sprecato tantissimo oggi. Anche questo si è aggiunto alle vari limiti del Napoli di quest'anno. Tra un po' parliamo di Kvaratskhelia, queste anche le pagelle di Fedele, le pagelle della partita. Domani in edicola, ovviamente, anche riferimenti al Benevento e tante altre cose. Tra un po' parliamo anche di Kvaratskhelia, queste sirene blaugrana. Parliamo anche della questione stadio, ma anche dell'obiettivo. È giusto o meno provare ad andare in Conference League? Per voi sarebbe il caso? 3-4-2-8-7-2-5-2-2-3. Pochi istanti e torniamo. Eccoci tornati, tanti messaggi che arrivano, vi ringrazio ovviamente. Allora, prima rapidissimamente sul discorso Conference League. Nando, ci hai ripensato? No, io non ho detto, dato l'alternativa. Secondo me io sono d'accordo con Enrico. Cioè, una squadra come il Napoli deve fare assolutamente le coppe. Poi dopo deciderà il presidente e deciderà il campo. Però secondo me una squadra come il Napoli deve andare assolutamente a fare le coppe, deve avere un target europeo, che sia conference, così, però ci deve stare. Allora, noi pensavamo e speravamo 2 mesi fa, 3 mesi fa, in ipotesi Champions League, poi pensavamo che il Napoli potesse con Empoli e Frosinone almeno blindare l'Europa League, invece qui siamo in una condizione in cui il Napoli rischia di andare neanche in Conference League, perché questo è il calendario che propone l'ottima regia. L'Europa League al momento è distante 5 punti. Facciamo ordine, rivedendo anche la classifica rapidamente per far capire ai nostri amici a casa com'è la situazione attuale. Le prime 5 vanno in Champions League: Inter, Milan, Juventus, Bologna, Roma ad oggi. La sesta e la settima vanno in Europa League se la vincente della Coppa Italia non è un'altra squadra, ma la finale Juventus-Atalanta, quindi sicuramente sesta e settima vanno in Europa League, e l'ottava va in Conference League. Al momento la Fiorentina, che ha una gara da recuperare, però il Napoli è in corsa ampiamente per la Conference. L'Europa League è distante 5 punti contro la Lazio, cioè dalla Lazio, che in questo momento è più avanti. 5 punti in 4 partite, questo Napoli, Fabiano, è capace di recuperarle? Per me questo Napoli è... la Lazio è in crescita, peraltro. Lazio 3 vittorie consecutive e il Napoli non vince da 3. Il problema è che non puoi neanche andare a guardare le partite, a cercare di farti i calcoli. Perché no, purtroppo il problema grosso siamo sempre stati noi. Quindi quest'anno tu le puoi vincere. Napoli va a Udine, no, che si gioca la salvezza. E non siamo mai riusciti a fare 2-3 partite di fila a vincere. Quindi mai per me è molto difficile. Quindi obiettivo Conference. Obiettivo deve essere per forza il più alto, anche che sia Champions League. Ma è impossibile. Però ti dico, è molto difficile che possa anche solo entrare nelle coppe. Infatti, poi l'altra ipotesi che si è detta, anche l'UEFA ha confermato, dovesse una tra Atalanta e Roma vincere l'Europa League, anche la sesta, e fosse la quinta, tipo la Roma per esempio vince l'Europa League per la gioia di Nando Orsi, la sesta andrebbe ulteriormente in Champions League. Che vediamo beffa. Ancora la classifica. Con così tanti posti Diciamo che l'Atalanta finisce quinta, va bene così, vince l'Europa League, va in Conference e in Champions, chiedo scusa, anche la sesta squadra, però sarebbe in sostituzione di un posto in Europa League, quindi Europa League. Sempre settima e ottava, settima in Europa League e ottava in Conference. Il Napoli resta in lizza per l'Europa League, ma è difficile, e soprattutto per la Conference. Nando, sai Dario, io secondo me, se facciamo le tabelle, se il Napoli fa una tabella, no, le tabelle, giusto lo scenario, lo scenario è questo qua. Purtroppo il Napoli non dà affidamento, perché quando pareggi col Frosinone, quando vai a perdere ad Empoli, che tipo di conti fai su una squadra che non ti dà certezze? Cioè, io non. Vai a Udine, tu mi dici, vai domenica all'Udinese com'è? Lunedì.
Difficile, molto difficile. Ma è complicatissima, certo, con questo Napoli. Quindi, certo, cioè, c'è il rischio anche che va a perdere questo Napoli. Sì, infatti, infatti, quello che puoi dire è: speriamo che in quel quarto d'ora buono facciamo gol e speriamo che in quello quarto d'ora brutto non lo prendiamo. Non ci sia l'errore difensivo è questo. Sì, sì. È vero. Vediamo anche gli introiti, Conference League e Europa League, perché anche quello conta, anche se per quanto ci riguarda conterebbe, conta sicuramente la partecipazione a una competizione internazionale, l'attrattiva per i nuovi calciatori e il ranking UEFA che il Napoli deve sempre curare. Si va dai 4 milioni minimo a massimo di 20-25 milioni per quanto riguarda la Conference League, anche la Conference come l'Europa League, come la Champions, e cambia con un girone unico, con l'assegnazione, vediamo qui rapidamente, la qualificazione gironi 3,7 milioni, 400 mila euro per ogni vittoria, 130 mila euro per ogni pareggio, eccetera, eccetera. Poi si fa la classifica finale, i primi 8 hanno 400 mila euro, eccetera, eccetera. Introiti Europa League un po' di più, non eccezionali come la Champions, ma tant'è. Da un minimo di 4 a massimo di 35 milioni. È chiaro che Nando Gaetano, l'Europa League, ma anche la Conference, sono, portano un po' di soldini, portano il ranking, e poi soprattutto il Napoli potrebbe puntare a provare a vincerla, Gaetano. L'Europa, certo, o la Conference League. Certo, differente certo alla Champions in cui si partecipa e basta. No, no, ma a prescindere di questo, io già quando erano gli altri anni passati e c'era solo l'Europa League, quando si, i periodi di Mazzari, mi ricordo delle dichiarazioni di Mazzari, che comunque ho stimato allenatore, no, non ci facciamo stare l'Europa League, dobbiamo puntare al campionato. Sempre a snobbare sto trofeo, una cavolata enorme, è andato a vincere due volte la Siviglia, si è sopportato due volte questa coppa ed è sbagliato. E tra l'altro pregherei ancora una volta i napoletani, l'ambiente di essere furbi quali siamo e non ragionare con la pancia, ma questa Conference, ma che dobbiamo fare con la Conference? Perché per il semplice motivo che comunque oltre a portare i soldi, quest'anno già con questa facinoreria e superficialità abbiamo bistrattato, biasimato moduli, allenatori e via discorrendo. Non facciamo un altro autogol di snobbare la Conference, perché è vero che abbiamo una bacheca che trasuda trofei, scudetti, coppe, stracoppe e cose varie, questo non ci sarebbe posto di metterla, no, ma non mi pare neanche che sia il caso di dare la possibilità ai giocatori di avere alibi e non partecipare a nessuna competizione internazionale, perché come giustamente dicevamo poco fa, avere anche una possibilità di far girare la rosa ampia che si doveva creare è importante anche per questo. No, io ribadisco per gli amici a casa, tifosi del Napoli, Napoli ha 14 titoli nella sua bacheca, non 30, 50, 60, magari a vincere la Conference League, perciò, no? Nando, ricordiamo che si vince, ma qualsiasi cosa la Conference League, non, ma non è la coppa di quelle che uno si sogna la notte, certo, però è un trofeo che tra l'altro uno ti permette di giocare l'anno dopo in Europa League senza fare tante classifiche. Certo. E poi bene o male hai un trofeo dove puoi cominciare a fare una, un certo percorso. Ma però, insomma, non la, la mentalità non si butta niente. Cioè, la mentalità deve essere quella di una squadra comunque vincente, perché se no si va a rischiare di fare i campionati e arrivare ottavi, noni, decimi. Certo, quindi certo, la mentalità deve essere sempre quella, qualsiasi competizione. Anche con la Coppa Italia. Voglio vedere che formazione sceglieremo l'anno prossimo alla prima di Coppa Italia. Beh, dipende se partecipano in Napoli alle coppe, no? Evidentemente non dovesse partecipare, la Coppa Italia sarebbe un obiettivo. Dunque si deve andare almeno in Conference League, rivediamo anche il calendario, questa è la classifica, perché obiettivamente il Napoli è Udinese fuori casa, ricordiamo lunedì prossimo, poi Napoli-Bologna, poi Fiorentina-Napoli che rischia di diventare uno spareggio per la Conference, e poi Napoli-Lecce che è l'unica partita in teoria morbida, perché Lecce dovrebbe essere l'ultima giornata già salvo. Però la Fiorentina ha una gara da recuperare, ha 50 punti come il Napoli, e la Lazio ha Monza, Empoli, Inter e Sassuolo. Sassuolo già in Serie B, Monza salvo, complicato, Nando, agganciare la Lazio, perché la Lazio ha un calendario apparentemente che può essere definito semplice, no? Beh, che l'Inter tutto il bene, però non sarà ipermotivato. Sì, però considera che l'Inter può fare più punti di Conte, quindi l'Inter non te lascia proprio niente. Di Mancini, però Monza, Empoli e il Napoli c'ha un calendario non semplice. Eh no, non semplice. Secondo me più che il calendario, il Napoli c'ha una difesa che è una banda di musica, diciamoci. L'hai toccata piano, diciamo, una difesa un po' in difficoltà. Ma io penso ai tifosi che stanno a casa e che si attorcigliano il fegato su certe cose. Io l'anno scorso sono stato felice per lo scudetto, per il Napoli, tre cose. Sono stato felice, ho pianto di gioia, mi sono gli occhi lucidi, che a me non mi fa niente, anche la vittoria dello scudetto, sì, contento. Ma vedi i bambini, le mamme, certo, la gente, certo, la gioia, gli inni nello stadio.
rivivere quello. Ma io mo se ripenso a casa che per 2-3 ritocchi a gennaio non è fatto meno amaro, non dico che andava a vincere lo scudetto, ma non è reso meno amaro un'annata dove ci stava piando il fegato e l'avevamo messo in da il premio agrumi, e mi fa venire, mi sento male. Quindi sì, facciamo le tabelle, sono d'accordo, ma dove andiamo? Se c'ha gli attributi Calzone, cambi la difesa. Sono tutti contro questo e qua. Facci vedere Nathan centrale che cosa fa. Invece di metterla a sinistra, dove è stato preso l'infilata Apple ed altre cose. Prova a Udine, che non mi pare che il Real Madrid. Non è neanche più giudicabile. Sì, ormai no, ormai no. Per me, però, gli acquisti che sono arrivati quest'anno, nessuno. Nessuno gioca. Nessuno è giudicabile. E nessuno gioca, non a caso. Allora, intanto sirene blaugrana per Kvaratskhelia. Questo è un altro dei tanti casi di quest'anno. È successo di tutto, un anno intenso che rende il ricordo tra un po', c'è cioè il primo anniversario del terzo scudetto. Sembrano passati 10 anni, addirittura non uno, il 4 maggio. Sirene blaugrana per Kvaratskhelia. Il procuratore Mamuca Giugheli verrà a Napoli presentando delle offerte, giustamente. L'ultimo approccio Nando ha rifiutato rinnovo, perché se non me lo fai per 6-7 mesi non te lo concedo a 3 mesi dal mercato, dove posso quantomeno avere più potere. Non era lui che aveva chiesto di parlare a fine campionato? Sì, appunto dico, la gente invece di accettare la possibilità di rinnovare a febbraio-marzo, a questo punto rinnoviamo a fine stagione quando avrò offerte e quindi avrò un potere contrattuale maggiore. Certo, se no mi fai il contratto come... Puoi farlo un anno fa. Se no mi fai il contratto come Osimhen e mi metti qualsiasi clausola che ti pare. Ecco, e dopo è ovvio che i giocatori hanno il coltello dalla parte del manico. Bisognava pensarci prima, non so per quale motivo il presidente non ci ha pensato, non l'ha voluto fare. Perché aveva un contratto lungo, però indubbiamente, secondo me, ha inciso anche nelle prestazioni di quest'anno. È stato il giocatore più importante dell'anno scorso, è stato quello che ti ha creato più occasioni. Come fai ad arrivare ad aspettare? Ricordiamo che stiamo parlando subito, magari, fai una cosa piano, come aveva fatto con Amsic, il primo Amsic è arrivato dopo 6 mesi rinnovato, dopo un anno rinnovato, dopo portalo pian piano senza parlare. Ma per me sono queste le cose su cui bisogna lavorare. Poi il resto, giocatori, direttori, conta poco. Diciamo che è stato delle mine che ha distrutto tutto, il Napoli. Ti distrugge tutto nello spogliatoio, l'essere malcontento è questo. Cioè, tu a livello mentale comunque vai ad innervosire un giocatore che poi ti darà sempre il massimo. Però vai a installare, a quello rinnovi, a lui non rinnovi, a quell'altro rinnovi. Cioè vai a creare delle voci che ti vanno a rompere quello che è l'armonia dello spogliatoio. Cosa che è stata fondamentale l'anno scorso, dove abbiamo avuto un maestro come Spalletti che come prima cosa, come cosa numero uno, ha creato un'armonia nello spogliatoio. Assolutamente sì. Intanto, caro Gaetano, vorrei coinvolgerti nella questione stadio, perché dobbiamo affrontare rapidamente, prima della slot machine finale, quello che è successo in settimana, l'incontro martedì a Roma tra il ministro Fitto, il Manfredi, che è il commissario straordinario di Bagnoli, oltre che ovviamente il sindaco di Napoli, con la presenza anche di De Laurentiis. Ora, facendo un rapidissimo riepilogo, io so per certo che il Napoli non ha presentato nessun progetto per Bagnoli, neanche per il Maradona. Si sta aspettando di capire se si può utilizzare il Maradona in costanza dei lavori, se bisogna andare altrove, eventualmente dovesse essere ristrutturato il Maradona, o se è possibile fare uno stadio a Bagnoli. Bagnoli, che dovrebbe essere dopo 30 anni finalmente restituita alla città con un investimento di 650 milioni di euro del PNRR, nel piano attuale già approvato non è prevista una volumetria come quella di un impianto sportivo come lo stadio, è previsto invece un parco dello sport magari con il centro federale di tennis e anche eventualmente il centro sportivo del calcio Napoli. De Laurentiis sembra essersi convinto, sta pensando se rilanciare lo stadio Bagnoli, cosa molto complicata in tempi brevi, o se eventualmente partecipare da posizione privilegiata alla ristrutturazione del Maradona. Sintesi che condividi? Hai altri scenari da poter dire? Io condivido questa sintesi, dico però anche che su Bagnoli non bisogna scherzarci molto, anche perché scosse, scossette, cose varie, bisogna fare su questo discorso, bisogna essere seri.
anche perché non mancano le soluzioni. Adesso aggiustare il Maradona mi sembra giusto. Penso che un'eventuale amministrazione, in generale chi ha interesse a fare uno stadio nuovo, perché il problema si pone, se vogliamo, del terremoto anche a Fuorigrotta, di puntare su quelle zone tipo a Fragola, dove c'è lo spazio per poter fare, è collegata bene anche lì, per poter fare uno stadio nuovo da 70.000, 60.000, quanto al centro sportivo. Chi lo fa questo stadio? Non da 30. Non? Come volevo, Presidente, 20.000 addirittura all'epoca. Ecco, no, ma mai, perché Napoli... Quindi non... chi lo fa questo stadio? Chi lo costruisce? No, allora, il problema sempre se privati. È veramente De Laurentiis. Ah, ok. Ha la possibilità, la volontà di fare lo stadio, la soluzione, perché a Bagnoli non lo si può fare, non lo fanno fare, è pericoloso, è rischioso. Ha voglia veramente, no, di fare lo stadio De Laurentiis, un problema anche di un esborso così importante. Il problema direi. Dell'infrastruttura, a Bagnoli si entra tre punti, ci sono una serie di problemi. Piazzetta Bagnoli e Deciso Corroio. Tra l'altro, no, secondo me non può manco scherzare molto sul fatto di Bagnoli o meno per il centro sportivo, perché la scadenza è fra un anno e qualcosa. Certo, quindi certo. Non, poi si potrebbe trovare anche sfrattato così. Secondo me bisogna un po' accelerare, si sta un po' puntando a voli pindarici mentre invece la sostanza è altra. Ristrutturare il San Paolo, trovare una soluzione per far giocare il Napoli mentre c'è la ristrutturazione, ma soprattutto il centro sportivo, anche come fanno altre squadre, va fatto in zone tranquille, fuori mano, dove non ci sono rischi di nessun genere. Secondo me Bagnoli non è fattibile. Quello che è certo è che il Comune e anche il Governo intendono assolutamente consentire a Napoli e allo Stadio Maradona in particolare, certo, di partecipare, di essere una delle sedi degli europei, sia perché Napoli è la terza città italiana, sia perché Napoli in questo momento è invasa da turisti, è un boom pazzesco, quindi l'immagine è migliorativa, quindi il governo ha interesse con la regione e il comune a partecipare agli europei. È una Nando, città, no? In crescita tra turismo, sarebbe un clamoroso gol per l'Italia, oltre, esatto, che per Napoli. Perciò ha bisogno di uno stadio importante. Sarebbe più che giusto valorizzare una situazione che non sembra valorizzata, dai. E quindi è giusto che Napoli abbia uno stadio, non so dove, però che ce l'abbia, che abbia delle strutture. La via importanti. Più semplice è ristrutturare il Maradona, più rapida. Però la via più semplice, ok. Tanto sembra, devi levare la pista, la copertura, no, la devi pista levare la copertura, la pista lo levi. No, ma purtroppo a livello politico noi non potremmo mai sapere quello che c'è dietro, perché una rivalutazione del Maradona a pieno sarebbe, cioè puoi fare uno degli stadi più belli, dato che sotto il Maradona ho scoperto che ci sono tanti piani, cioè, tanti parcheggi mai utilizzati, si può creare tantissimo, ha degli spazi dentro che sono enormi, si può veramente creare una cosa bella, ma come ti ho detto è meglio parlare di calcio, che lo sappiamo, che lo vediamo, lo so. Però, ma di quello tra, che fanno tra Maradona loro. Ristrutturato e non state a Bagnoli, Maradona, nuovo in Maradona, qual è la cosa, cioè, più fattibile a secondo Napoli le nostre conoscenze, per carità, magari avere uno stadio nuovo, centro sportivo dove si vuole, ma il Maradona deve rimanere Maradona. Mi sembra Maradona. Evidente che è molto più semplice, dati i tempi italiani e anche i campani, la ristrutturazione del Maradona. Se potessi portare il nome di Maradona al nuovo stadio, io ne farei uno nuovo. No, ma certo, il nuovo stadio è più funzionale, più moderno, sarebbe, capito, ideale, ma si fa entro gli europei per perché te? Dopo... Ah no, beh, questo non lo so. Mi sembra... Che dopo non vorrei che la ristrutturazione del Maradona sia la stessa degli anni 90. È una sessione che so toppe, come si dice, ma toppette da 1.500 che metti là, cioè, è come quando ci stanno le buche, metti un po' di sabbia, ma dopo però due ore c'è stato. Stadi nuovi a Milano e Roma ancora non se ne vede, ma no, traccia. Perché ma perché in Italia, certo, in Italia è difficilissimo, certo, non è solo Napoli, no, è Napoli, a Roma e a Milano. Ciò dico, quindi... figuriamoci a Napoli dove non c'è neanche il progetto. Ma guarda però, che vedremo. Neanche a Roma ci stanno i progetti, non te pensare che Napoli, chi sta di che stiamo parlando, è la stessa cosa. Penso che lo stadio comunque sia un'entrata per i comuni, sia un'entrata al quale non vogliono sicuramente rinunciare, quindi il problema grosso è e rimarrà sempre quello, che purtroppo agli investitori italiani non viene data l'opportunità di creare un qualcosa, di investire nel calcio nella maniera giusta, perché se tu vai all'estero, vai in degli stadi che sono pazzeschi e beh, vedi che le cose funzionano molto bene e anche le squadre diventano più ricche e il calcio aumenta di livello. Qui purtroppo non si può fare. Non si può fare. Intanto siamo alle battute finali quasi. Allora, slot machine, il giochino che propone altri temi collaterali a Napoli, ma anche riguardanti il club azzurro. Partiamo da Catania Imparato per questa slot machine. Vediamo cosa esce.
esce il Pullman scoperto, questo è quello degli europei. L'Italia ha vinto e fece, dopo anche un po' di trattative con le forze dell'ordine, il Pullman scoperto. Stiamo vedendo anche in sottofondo l'immagine della festa dell'Inter, resta il grande buco Gaetano, la grande, se vogliamo, anche la cosa sgradevole che i tifosi del Napoli non hanno avuto. Lo so, mi rendo conto, ci sono rimasti male e lo capisco, io l'avrei fatto, però i veti mi pare che non siano di fermatrice club, ma prefetti, questori, paure e cose varie. E il problema, per una cosa vera, io ho sentito in questi giorni gli sfottò di tanti amici e di tanti tifosi del Napoli sul web, che sfottevano l'euforia, l'esuberanza dei tifosi dell'Inter, che nel rapporto di gioia, quantità di tifosi a festeggiare 10-1, e quindi ci passa che non facciamo il pullman, perché 10 milioni di persone con un milione dall'altra parte interisti, il rapporto stravinciamo. Sì, però ecco un motivo in più per vincere l'anno prossimo lo scudetto, magari organizzandoci salire sul pullman e fare però venire. Però è una ferita ancora aperta, il Milan pullman scoperto, Napoli no, Inter sì, cioè solo il Napoli ha fatto il pullman scoperto, non ha aperto la città, non c'è stata una festa come adesso con l'Inter, con i tifosi, ma è stata una festa privata al Maradona, Fabiano, questo dicono i tifosi. No, per me è un argomento pesante, anche perché è brutto non far partecipare gli stessi giocatori, certo, lo stesso allenatore, anche lo stesso gruppo, certo, a guardare quello che c'era, perché quello che si è visto qua a Napoli, io sono stato in giro, ho avuto questa fortuna immensa veramente, perché quel giorno è stato uno dei più belli, cioè vedere proprio la gioia in famiglie, bambini, si parlava tanto che erano pronti ai casini, cioè fanno molto più caos e succedono molte più cose scabrose se vincono le altre squadre, qui non è successo nulla, c'era solo felicità, felicità però con un mare di gente che si meritava di vedere la squadra. Quindi infatti, tant'è loro, che insomma, no, Renando, è un peccato aver privato Napoli di questa gioia, tenendo conto che i calciatori, Kvaratskhelia, Osimhen e altri, ricordano il momento più alto di giubilo, quello del ritorno a Torino sul pullman non scoperto, così come quando il Napoli vinse la Coppa Italia con Mazzarri, i vari calciatori ricordano ancora quell'abbraccio, no? Quello è fondamentale, diciamo, anche nella vita di uno sportivo. Diciamo che non soltanto i tifosi vivono di queste sensazioni, no, questo queste sto gioie, dicendo, ma anche i calciatori, perché poi dopo... È come se ci fosse un distacco, no, su questa cosa qua. Invece il distacco, noi che riproponiamo sempre il calcio di una volta, queste sono le situazioni dove queste cose qua devono essere uguali anche al calcio di una volta. Cioè il tifoso è sempre la parte più importante, quindi sarebbe giusto, è importante, fondamentale secondo me, che anche i giocatori, che adesso sembrano delle dive, delle star che non vengono mai visti dai tifosi, sarebbe anche opportuno che conoscessero qual è la realtà quando si vincono delle cose e che cosa hanno combinato per far diventare così, persi, capito? Che cosa si sono persi per una grande occasione così persa. Bravo, per i azzurri, capito? E per la città. Slot per Fabiano Santacroce. Fabio Cannavaro, tecnico dell'Udinese, ha perso la Roma negli ultimi minuti, ha pareggiato oggi con il Bologna. È un'occasione persa anche questa per il Napoli e per lui? Beh, sarebbe stato sicuramente bello pensare ad uno dei calciatori napoletani, uno dei calciatori più forti comunque, che era entrato nei calciatori più forti a livello proprio nazionale e internazionale, vederlo a capo di questo progetto sarebbe insomma, stata una bella cosa. Una chance avresti data rispetto a sì, quella sì, offerta a Mazzarri e Caldone? Ma penso che per lui sia stato meglio così, quindi per la carriera proprio di Fabio sì, è meglio prima che fare fuori e poi tornare da fermato. Io spero un giorno di vedere la squadra del Napoli allenata da Cannavaro. Tanto da un Udinese la situazione è affatto facile e c'è Udinese-Napoli, quindi l'altro, poi ne parleremo domenica prossima, la Domenica Azzurra, però insomma Fabio Cannavaro sfida il Napoli. Sarà suggestivo, sarà bello, no? Non c'è dubbio. Altra slot, stavolta per Nando Ursi. Vediamo cosa esce fuori. Beh.
Beh, purtroppo in parte già ne hai parlato. Rudy Garcia, tra l'altro questa è una foto di un'iniziativa benefica a Roma, credo, anzi sicuramente a Roma, foto postata dall'allenatore francese sui social con alcune decine di messaggi tifosi del Napoli in cui hanno chiesto scusa a Garcia. L'errore c'è stato, il Napoli ha sbagliato a licenziarlo? Sai che c'è... Era un momento dove nessuno ragionava, secondo me. Bravo. Fotografia perfetta, bravissimo. Nessuno ragionava e quindi... Tutti contro tutti. Garcia è sembrato lì per caso, perché tanto il Napoli poteva allenarsi da solo, poteva giocare da solo. I giocatori potevano fare quello che volevano. Il presidente era in un camminava tre metri sopra, non c'era più Spalletti, che secondo me era quello che equilibrava tutto quanto. E chi è scendato di mezzo è stato Garcia, che avrà avuto le sue colpe subito come è arrivato. Però secondo il mio punto di vista lui non è uno stupido come allenatore, ma allenatore esperto, e aveva capito qualcosa che all'interno del gruppo bisognava fare in un modo diverso, non si poteva fare assolutamente come faceva Spalletti. Poi dopo lui avrà sbagliato delle scelte, delle cose, però è rimasta questa sua intenzione, questa sua intuizione un po' a metà, al di là dei rapporti con i calciatori, non ha avuto empatia e con De Laurentiis. Dopo l'Empoli Dario era arrivata all'esasperazione, cioè aveva sentito nell'aria, i giocatori non lo seguivano più, l'avevano mandato a quel paese tante volte, nessuno che li aveva ripresi, i giocatori potevano fare quello che volevano, il pubblico non lo... cioè quindi... Bene o male, si è tolto anche un peso. Però, secondo il mio punto di vista, se fosse stato, come si dice, protetto un po' di più, secondo me il Napoli non avrebbe vinto sicuramente lo scudetto. Ci mancherebbe. Però per arrivare quinti o sesti, secondo me ci era ancora stare. Ci poteva stare, era secondo me sì. Fermo restando, che ricordiamo, aveva delle critiche feroci. Assolutamente, da parte nostra. Lui è sbagliato quando è arrivato, non ho visto niente. Cioè, come impatto... No, anche De Laurenti se lo ha... Sì, come impatto è stato... Esautorato di fatto già il mese prima, no? Quella famosa a prendere conto alla Luis, eccetera. E va bene, siamo giunti in conclusione di questa puntata. Ricordiamo, domenica prossima alle 20.30, torniamo, 20.30 alla normale, domenica azzurra, poi lunedì invece lo speciale 16 Napoli su Udinese. Napoli domani 8 gol, Benevento terzo in classifica, parteciperà dunque ai playoff per andare in Serie B insieme a altre squadre campane, Avellino e Casertana in particolare. Poi la puntata di granatissimi di martedì sulla Salernitana, purtroppo in Serie B, poi Focus Serie C giovedì, eccetera eccetera. Chiudiamo prima dei saluti con il meme della settimana, che è divertente. Questo è la porta della Roma secondo Anghissà. No, perché ragazzi, non abbiamo parlato della scelta di Anghissà, non del fortissimo, voleva ho capito, ma la porta, però... quando è così basta un millimetro che la prendi più sull'esterno. Ma che quest'anno ha spaccato altro, ma tu fai la galoppata, l'anno scorso fece una semilesima, peraltro col tempo giusto, grande spizzata, grande di controllo, grande... L'anno scorso fece una cosa simile, un po' più comoda col Torino e la piazzò, se ricordate, era un po' più comoda, meno veloce. Ma lì, scusa, ex calciatore, lo chiedo, si prova a piazzare, si prova a superare il portiere al limite con un pallonetto, anche se Svilar è rimasto in piedi. Per chi non è, chi ma non è abituato, non ti chiedo, io avrei calciato nella stessa maniera, avrei cercato di calciare forte, però la si centra perché non sono abituato ad arrivare ma lì. Ma si centra la porta però lì, al limite del portiere. La porta quando sei là dentro diventa così, diventa così, il portiere poi, diventa così. Voi sapete tutti quanti quanto è lunga una porta e alta, lo sapete tutti? Certo, sì. Certo. Non lo 7,33 metri per 3, se, no, boh, per 2,80. 7,32 per 2,44. 2,44, bisogna dimenticare. Diventa 40. Piccolissima, diventa 2 metri per... 2,30 per 1,35. Non era abituato, ha voluto calciare di potenza, purtroppo quando vai a calciare di potenza ti basta veramente un centimetro che la palla sta un po' più un a sinistra, a destra, cosa, e ti parte ovunque. Perdoniamo Anghissà per il momento, questo è però il meme che ci fa sorridere obiettivamente, questo è lo scopo di questa piccola rubrica. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Nando Ursi, grazie Nando. Alla prossima. 7,32 per 2,44. 44, scusami. Grazie Catania Imparato, alla prossima. Buonasera, alla prossima. Buona grazie strada. A Fabiano Santa Croce. Grazie a te, grazie a tutti. Alla prossima anche con te, grazie a Enrico Coppola in regia con Peppe Andrita alle grafiche e all'audio, grazie a Carmine Quai in redazione, a voi per averci seguito. Continueremo fino a fine stagione, domenica prossima parliamo di futuro e tante altre cose, quindi seguiteci. Nel frattempo, buona serata con 8 Channel.